Buongiorno signor Giuffrè, mi sente? Buongiorno avvocato. Sì, buongiorno. Allora, io le ripeto, io farò solo alcune domande di precisazione. Allora, innanzitutto, lei ha mai sentito in Cosa Nostra fare il nome del generale Subranni? Del generale? Subranni. Subranni? No. No, ha detto. Sì, poi lei ha detto anche che dopo l'arresto di Rina prevale lo schieramento riconducibile a Brusca e a Bagarella. Io le chiedo se le risulta che Provenzano, dopo l'arresto di... Avvocato, mi perdone, la voce arriva molto, molto tenue, se gentilmente alza la voce... Sì, allora, se il tecnico riesce a migliorare l'audio... Io sono un pochino, fra l'altro... Il collegamento col sito riservato, in effetti anche noi sentiamo oggi non bene come l'altra volta, diciamo. Tra il freddo. O meno bene dell'altra volta. Ah, qui vediamo se ci dice qualcosa. Posso? Mi sente ora? Signor Giuffrè, mi sente ora? Sì, per ora meglio, avvocato. Grazie. Grazie. Allora, io le dicevo, lei ha riferito che dopo l'arresto di Rina prevale lo schieramento riconducibile a Brusca e Bagarella. E le chiedo, le risulta che Provenzano, dopo l'arresto di Rina e fino all'arresto di Raffaele Ganci, si sia, per così dire, accodato a Bagarella nella strategia stragista? Secondo me sì. Quindi le risulta che si sia accodato a Bagarella in questa strategia? Sì, sì, sì. Tanto è vero, per dare forza al discorso, sono perfettamente a conoscenza, che me lo diceva lui, che si incontrava spesso e volentieri con lo stesso, e diciamo che in modo particolare in quel periodo si era... diciamo accodato, per usare il termine suo, al Bagarella. Prego. Grazie. Lei ricorda quando è stato arrestato Raffaele Ganci? Mi ricordo che era estate. Estate. Non ricordo se io era libero, se era il 93 o il 94, ma probabilmente che era il 93. Sì. Grazie. Lei poi, rispondendo alle domande del PM, ha detto: a un certo momento Provenzano cambiò atteggiamento come se lui era un verginello, e poi ha riferito che dopo le stragi di Roma, Firenze e Milano c'è stato un cambio di strategia. Quindi possiamo dire che Provenzano era d'accordo a fare quelle stragi, a mettere quelle bombe, almeno inizialmente? Come abbiamo detto poco fa, che accodava si accodava al discorso di Bagarella, direi di sì. Sì, grazie. Mi perdoni, avvocato, sì. Cioè, aveva con noi, usava magari un linguaggio appositamente quello della sommersione, perché io quando sono la prima volta che l'ho incontrato, dopo che sono uscito dal carcere, diciamo, incominciò questo addottrinamento, diciamo, della sommersione. In altre sedi, cioè, si adattava alle circostanze, diciamo, per essere chiaro. Sì. Prego, avvocato. Grazie. A lei risulta che Provenzano avesse, per così dire, anche paura di Bagarella e dopo l'arresto di Bagarella anche di Brusca e anche di Vito Vitale? È un discorso abbastanza difficile. Di Bagarella indubbiamente sì, e del Vitale si scrivevano, quindi non so se si fosse incontrato, perché però a me non, con il Vitale che si incontrasse non mi risulta, mi risulta che si scrivevano. Col Brusca si è incontrata, e questo mi risulta. Direi che per quanto riguarda il Bagarella e il Vitale, sono tranquillo, penso che non ne faceva. Prego.
Sì, grazie. Lei ricorda quando è stato arrestato Vito Vitale? '98, '97, una cosa del genere. 98, poi lo documenterò, signor Presidente. Possiamo concludere allora su questo punto che il ruolo, per così dire, egemone di Provenzano in Cosa Nostra emerge dopo l'arresto di Bagarella, Brusca e Vitale? Ovviamente sì, tanto è vero che a dimostrazione di quanto lei sta dicendo con la domanda, io avevo da sempre detto che perdevamo colpe in modo particolare fuori dalla provincia di Palermo. Prego. Grazie. Questa strategia stragista, se ho ben capito, serviva a far sì che lo Stato, per così dire, si facesse sotto. Le chiedo conferma di questo e se avete ottenuto questo risultato, cioè che lo Stato si facesse sotto. Lo scopo degli attentati, delle strage, fosse da un lato l'eliminazione di quei soggetti ormai inaffidabili, come abbiamo detto, e nello stesso tempo la ricerca di nuovi referenti politici, quindi diciamo che si era alla ricerca che si facessero avanti nuovi referenti politici. Sì. Prego. E questo risultato è stato ottenuto? Il risultato è stato ottenuto, diciamo, come abbiamo detto l'altra volta, c'è stato poi strada facendo un'attenuazione del 41 bis, ci sono stati dei tentativi, come abbiamo visto, di togliere dei 41 bis e poi si è ritornati di nuovo indietro. C'è stata una modifica, se non ricordo male, sulla legge dei collaboratori di giustizia. Diciamo qualche cosa si era avuta. Poi diciamo sì, perché si è tranquillizzato tutto sul finire nella seconda metà del 90-93. Sì, perché signor Giuffrei, avvocato Emilio, se le viene più comodo può stare seduto, ovviamente, perché vedo che col microfono in mano. Grazie signor Presidente, per ora preferisce. Va bene così, eventualmente come ritiene. Prego. Accoglierò il suo invito, grazie. Signor Giuffrei, le volevo ricordare così per sua memoria che nell'interrogatorio reso il 23 ottobre 2002 al PM di Firenze e Palermo, pagina 47 e 48 della trascrizione, lei dichiarava, il procuratore chiede, quindi lei diceva che le bombe servivano per far sì che lo Stato si facesse sotto in sostanza, e lei risponde, signor procuratore, c'è un inizio con un'eliminazione, partiamo da Lima, c'è un'eliminazione di tutte le persone che non servivano più, fuori, inaffidabili. Poi prosegue con il discorso Falcone, che era il perno centrale contro di noi, via. Borsellino era visto poi successivamente peggio di Falcone, via. Successivamente si continua su una strategia politica, salvo, via. Non succede niente. E allora si passa alla seconda fase, signor procuratore, per far capire, loro sono sordi, non sentono, a volte non sentono, perché certuni, arrivati a un certo punto, sono tra l'incudine e il martello. Il procuratore chiede, chi sono questi certuni? E lei risponde, in particolare personaggi politici. Se vuole completare la contestazione dove si è interrotta quella frase della risposta di Giuffrè, per favore. Ah, sì, scusi. Arrivati a un certo punto, sono tra l'incudine e il martello. Da un lato hanno paura della mafia. Sì, il procuratore interviene dicendo, quando dice certuni, a che si riferisce? E lei risponde, in modo particolare ai politici. E dall'altro lo Stato, non sanno manco loro che devono fare, c'è una parola incomprensibile, intendere, aspettano, si mettono un pochino al balcone e aspettano, però, e questa è la parte, questa attesa non porta a niente di buono. E passano, stia tranquillo che tutta questa seconda strategia del terrore è esportata fuori dalla Sicilia, eccetera.
Quindi sembrerebbe che fino a queste bombe non sia stato raggiunto l'obiettivo che lo Stato si facesse sotto, ecco. Allora, compreso Giuffrè, in sostanza da quella frase, anche se molto sintetica, diciamo, a un certo punto lei dice non sarebbe arrivato nulla di buono, mi pare. Se non... Sono sordi, non è arrivato niente di buono. Mentre oggi lei ha fatto riferimento appunto all'attenuazione della legge del 41 bis, con legge collaboratoria, eccetera, eccetera. Vuole esplicitare un poco meglio questo concetto? Diciamo che si era innescato un meccanismo perverso. Si cercava di ottenere dei risultati maggiori, perché come si è visto c'era di tanto in tanto si faceva un passo avanti e poi si faceva un passo indietro, come se volendo ritornare al pensiero che circolava dentro Cosa Nostra, prendevano tempo e ci prendevano in giro in un certo qual modo. Ed ecco perché si continuava sempre per tutto il 93 il discorso degli attentati. E cioè, e nello stesso tempo posso tranquillamente dire che non vi era una posizione stabile da parte dello Stato nei confronti nel dare delle garanzie vere e proprie. Cioè questo, per quello che mi risulta, e lo vado a sottolineare, diciamo che trova una base più solida sul finire del 93, con il nascere di questa nuova formazione politica. Non so se mi sono spiegato, signor Presidente. Sì. Va bene, diamo la parola all'Avvocato Emilio, che può proseguire. Grazie. E allora, per essere un po' più precisi, a seguito di queste bombe, parliamo delle bombe anche del 93, qualche politico si è fatto avanti? Avete instaurato qualche contatto politico? Se ho ben capito, lei parlava di Dell'Utri alla fine del 93, è questa la sua... mi conferma che ho capito bene? Sulla seconda parte del 93, sul discorso del nuovo movimento politico, sul discorso di Dell'Utri, lo vado a confermare. Sì, perché io le voglio ricordare che io chiedo scusa, ma devo leggere necessariamente un po' più del dovuto. Allora, sempre lo stesso verbale, procuratore, pagina 67, si parla delle bombe del 93 e lei dice politicamente noi siamo già in crisi perché i nostri punti di collegamento sono stati militarmente abbattuti, e cioè questa parte dei politici che con noi hanno vissuto, siamo andati a braccetto, a un certo punto si defilano e poi diciamo che poi ne pagano anche le conseguenze, ragion per cui l'andare a ricercare ora, questo è importante, questo è basilare per il futuro, un nuovo interlocutore politico. Questa strategia è mirata appositamente a cercare qualcuno che si faccia avanti, che intavoli una certa discussione ufficialmente o ufficiosamente. Diciamo che più che altro è un discorso dietro le quinte che si cercasse, è giusto. Diciamo che è stato un periodo, ripeto, anche i politici erano molto impauriti e... cioè non penso che abbiano avuto i risultati sperati. Penso di essere abbastanza chiaro che non si è fatto avanti nessun interlocutore, ecco, il PM chiede, non si è fatto avanti nessuno né da parte dei politici, e lei risponde, nessun interlocutore politico di una certa consistenza. Se ci sia stata qualche cosa sotto traccia, dietro le quinte, a livello di discorsi riservati, servizi segreti, eccetera, ma anche questo. E continua, a pagina, sempre la stessa pagina, procuratore, vado alla fine, se mi è consentito, dice, non si è fatto avanti, non è stato instaurato nessun contatto di rilievo, pagina 69, tant'è vero che poi siamo in un discorso dopo,
Bagarella, non sapendo che più che santo pregare, addirittura volle fare lui una formazione politica pure lui. Quindi sembrerebbe un po' in contrasto. Beh, questo per la verità è opinabile. Non mi pare che si discosti molto dalla ricostruzione che ha fatto alla scorsa udienza del passaggio tra la formazione autonomista e il successivo passo. Comunque, se vuole fare delle domande su questo un po' più precise... Questo le chiederei, alla luce di questo, siccome lei testualmente alla scorsa udienza ha detto che, leggo le sue testuali parole, nella seconda metà del 93 Provenzano disse che siamo in buone mani, riferendosi a Berlusconi e a Dell'Utri. Però, dice, già ufficiosamente da qualche mese prima si sapeva. Ecco, a me sembra questo il contrasto, signor Presidente, perché se lui parla della seconda metà del 93, poi ufficiosamente... Allora, anche da qualche... Giuffrè, può collocare un poco meglio le fasi che si sono succedute? Quindi bombe, progetto autonomista, per così dire, e successivo passo verso formazioni politiche nazionali. Lei ne ha già parlato, vediamo un po' di puntualizzare... La formazione autonomistica era un discorso antecedente alla seconda metà del 93. Cioè, quando io mi riferisco a questo discorso, non sapevo che santo pregare appositamente, era... La conseguenza appositamente di cercare di creare una formazione politica strettamente legata a Cosa Nostra, anche se diciamo vi erano ma non solo, come ho detto l'altra volta, in questo specifico formarsi politico, perché vi erano delle situazioni, diciamo, che lasciavano il tempo che trovavano sulla realizzabilità di questo progetto politico autonomistico. Che comunque siamo nella prima metà del 93, se ho capito bene, ha detto questo prima. Dunque siamo in questo contesto, cioè antecedente al discorso della formazione e della notizia, diciamo, della nascita ufficiale e della discesa in campo dell'onorevole Berlusconi. Quindi diciamo che sono due discorsi distinti e separati. Tanto è vero che fino a un certo momento vi sono delle strategie completamente diverse che poi cambieranno appositamente sul finire del 93, quando è noto la discesa in campo di questa nuova formazione politica. Signor Presidente, passo a un altro argomento. Signor Presidente, chiedo scusa, io avevo fatto già una decina di domande l'altra volta, chiaramente quelle già ci sono, non ci torno. Direi di sì. Perfetto, grazie. Allora, un altro argomento. Lei ha già riferito che Provenzano ad un certo momento le disse che occorreva riprendere i contatti politici facendole il nome di D'Acquisto, come colui che avrebbe dovuto prendere il posto di Lima. Se ho ben capito, vorrei conferma di questo discorso con Provenzano avviene quando lei esce dal carcere nel 93, giusto? E diciamo che... Sì, perfettamente. Grazie. Lei è in grado di collocare precisamente il momento in cui Provenzano le disse che Vito Ciancimino era in missione? Questo non me lo ricordo. La domanda è stata fatta e già ha risposto appunto in questi termini, che non è stato in grado. Se nel 91, prima del suo arresto, oppure... L'abbiamo già fatto la domanda più di una volta. Grazie. Nella precedente udienza. Va bene. Le risulta che Provenzano, durante il periodo di detenzione di Vito Ciancimino,
sentisse per così dire la mancanza di Vito Ciancimino dal settore degli appalti, dal circuito degli appalti? Diciamo che questa mancanza il Provenzano la sentiva, tanto è vero che il primo pensiero, quando ora non mi vado a ricordare le date precise perché sono tutti discorsi abbastanza vicini nel tempo e mi viene difficile andarla a collocare, quando è uscito mi ricordo perfettamente che ha cercato subito di metterlo di nuovo di farlo entrare nel circuito in modo particolare degli appalti. Sì. Su questo sono perfettamente certo di quello che dico, prego. Grazie. Ecco, allora, il contesto in cui nasce il discorso con Provenzano sulla missione di Vito Ciancimino è un contesto in cui parlate della collaborazione di Vito Ciancimino con l'autorità giudiziaria oppure un contesto in cui parlate di appalti, del suo reinserimento di Vito Ciancimino negli appalti? Guarda, sono discorsi distinti e separati. Il discorso di farla entrare in giro va ad interessare il concetto, cioè il discorso degli appalti, quello della missione, diciamo che sono due discorsi completamente diversi. Sì, un attimo. Perché lei, siamo al 28 maggio 2008, nell'interrogatorio, a pagina 46, dice, dottore, non sono in grado di collocare il periodo, però nasce così il discorso di Ciancimino. Probabilmente sul discorso di Ciancimino ogni tanto si vociferava che volesse collaborare. Sì, ci si pensava più di uno, quindi diciamo tanto tranquillamente. Allora il PM chiede, ma è nel contesto di questi discorsi che lui dice stai tranquillo che è in missione? Lei risponde, probabilmente sì, però dottore, eravamo rimasti un pochettino perplessi, perché nel momento in cui sapevamo Ciancimino con Provenzano, un personaggio importante, eravamo rimasti perplessi. E c'è stato questo argomento, diciamo questa chiarificazione, che probabilmente si è partiti anche dal discorso sugli appalti, perché Iddu, cioè Provenzano, cercava sempre di infilare il discorso di Ciancimino negli appalti. Ecco la ragione della domanda. Sì, però, Presidente, però la precisazione è stata fatta, ma non mi pare che ci sia anche in questo caso difformità. Noi non la ravvisiamo. No, dico, poi ognuno farà le sue valutazioni, però mi pare che non sia necessario chiedere altro. Ha già risposto in maniera abbastanza netta. Sì. Se ho ben capito, lei ha affermato che di essersi incontrato con Provenzano circa un mese e mezzo dopo la sua uscita dal carcere, giusto, signor Giuffrè? Un mese e mezzo, due mesi, ora non è di preciso i giorni, diciamo, ma cioè è passato qualche mesetto, è passato. Sì. E lei può confermarmi che la domanda di Provenzano, la domanda che lei fece a Provenzano sulla missione di Ciancimino nacque dal fatto che sui giornali era stata pubblicata la notizia che Ciancimino collaborava con l'autorità giudiziaria? Diciamo che quello è stato lo spunto che mi ha permesso di entrare in argomento, avvocato. Perfetto, grazie. E quando Provenzano le disse che Ciancimino era in missione, ha fornito ulteriori particolari sulla missione? Lei ha già risposto, questa è una domanda propedeutica a un'osservazione. E allora facciamo l'osservazione, no, l'ulteriore domanda, salvo che questa osservazione serva per una contestazione. Sì, signor Presidente. E facciamola, perché tanto su quella ha già risposto. Perfetto. Quindi facciamo la contestazione. Sì, perché si chiama, il verbale dell'8 novembre 2002, pagina 19, lei dice... Nel momento in cui dico appositamente, perché ne abbiamo sempre parlato di Ciancimino, dico, ma Ciancimino che sta facendo? Che intenzioni ha? Non è che facciamo un giorno di discutere, c'è semplicemente una risposta lapidaria, in missione, il discorso è chiuso. Non è che mi ha spiegato tipo ma che significa missione, però penso che il discorso abbastanza, almeno per me era abbastanza, eccetera. Quindi formuliamo a questo punto la domanda. Sì, da questo verbale si evince che ci fu una risposta lapidaria, come dice lei. Allora, la domanda conferma che le fu data questa risposta in termini lapidari, per così dire. La risposta è stata in termini lapidari e per giustificare, come ho detto in altre circostanze, missione
per, nell'interesse di Cosa Nostra, anche come un discorso giustificativo, diciamo, nel, per il Ciancimino. Prego. Sì. Lei, Provenzano le disse che aveva mandato Ciancimino in missione. Avvocato, su questo. Perché, allora le dico, perché lei ha risposto in udienza a Provenzano, se non sbaglio. Ah, quindi la domanda è, cioè questa missione era stata ordinata, per così dire, da Provenzano o da altri, o anche da Provenzano? Chi o da Riina, perché mi dica lei. Se sa qualcosa, ovviamente, su questo, se le fu detto qualcosa. Sono discorsi un pochino ingarbugliate. Diciamo che nel momento in cui si parla di interesse di Cosa Nostra c'è una convergenza di, all'interno di Cosa Nostra. E ora così ci vado per quel poco che vado a ricordare in materia. Quindi potremmo anche trovare, quando parlo nel contesto di Cosa Nostra, anche un discorso che ci può essere, c'è anche il Salvatore Riina. Va bene, però Giuffrè, lei deve riferire quello che ovviamente le fu detto in quell'occasione, poi le sue considerazioni ovviamente non sono necessarie. Quindi le fu detto genericamente nell'interesse di Cosa Nostra, se abbiamo compreso bene. Benissimo. E quindi qui ci fermiamo. Sì. Lei ha riferito alla scorsa udienza testualmente di aver saputo che Ciancimino Vito era andato in missione da parte di Provenzano con lo stabene di Irrina presso i carabinieri, sono le sue parole, e quindi sostanzialmente citò specificamente i carabinieri. Io volevo conferma per poi fare una contestazione, posso passare direttamente? Quindi in quella occasione, o almeno è stata in quella stessa occasione che le fu fatto riferimento ai carabinieri innanzitutto? Non mi ricordo, signor Presidente. Non lo ricordo. Presidente. Allora, andiamo avanti con questa. In quella o in altre occasioni comunque le fu detto dei carabinieri, ma su questa già riferita alla scorsa udienza. Sì, signor Presidente, posso contestare che nel processo Borsellino Quater, in sede di esame, 14 giugno 2013, avvocato Repici, pardon, 119. Prego. Scusi, un'ultima cosa sul punto, chiede l'avvocato. Lei ha mai saputo, anche in epoca successiva, di contatti tra Vito Ciancimino e carabinieri? Lei risponde no. Ecco, e allora Giuffre, quindi ha sentito questa dichiarazione resa nel processo Borsellino Quater o Ter, non ho capito bene, non lo ricordo, vabbè, non ha importanza. In cui ha risposto a quella domanda di non sapere di contatti tra Ciancimino e carabinieri. Cosa ci può precisare in proposito? A proposito penso di avere precisato perché sono non sentiamo più Provenzano che vi erano state e dovrebbe contatti. Ricominciare perché la prima parte per problemi tecnici non l'abbiamo sentita. Ricominci con la risposta. Vado a riconfermare quanto detto in precedenza, che mi sono ricordato che vi erano state dei discorsi da parte del Provenzano anche riguardante contatti con i carabinieri. Andiamo avanti. Va bene. Ha chiarito. Sì, conclusivamente su questo vicenda. Come si è conclusa la missione di Vito Ciancimino? È andata in porto, è fallita, che lei sappia? È un po' la stessa domanda che è stata fatta prima, per la verità. Comunque, sì. Vediamo restringere alla figura di Ciancimino. Prego, Giuffre. Che anche a questo, signor Presidente, avevo in precedenza nelle volte di avere risposto con, diciamo che non è stata un'incompiuta, tanto è vero che poi ritorno sempre sul contesto del
seconda parte del 93. Va bene, quindi è quello che ha risposto prima, in sostanza. Quindi è fallita, mi è sembrato. L'avvocato, quello che ha risposto lo ha già detto prima. L'ho sentito proprio bene, è incompiuta, mi sembra che ha detto. Sì. No? Va bene. Qualche domanda sul dottor Borsellino, insomma, sulla strage di Via D'Amelio. Lei ha già riferito, rispondendo alle domande del PM, che in quella riunione del 91 Rina disse che bisognava, insomma, procedere a delle vendette, eliminare i nemici, eccetera. E fece anche il nome del dottor Falcone e del dottor Borsellino. È corretto? Avvocato, facciamo direttamente la domanda su questo. E allora la leghiamo. Abbiamo sentito tutti la risposta precedente. Sì. Le risulta che la strage di Capaci fu eseguita, per così dire, da uomini di Rina e quella di Via D'Amelio da uomini di Provenzano? Detto, cioè, che vi erano anche in modo particolare su quella D'Amelio anche altre persone, diciamo, vicine al Provenzano, e ho fatto un collegamento tra Renzino Tinnerello e il Carlo Greco e il Pietro Agliere, e mi intendevo riferire a questa vicinanza, diciamo, tra il Renzino, tra il Tenerello e Villagrazia di Palermo. Prego. Possiamo dire quindi che nell'esecuzione di queste stragi vi sia stata una divisione di compiti tra re? Divisione, avvocato, non facciamo dire altro, perché ha detto anche uomini di, quindi non facciamo dire cose che non ha detto. Poi lei farà la sua domanda, però ha esattamente detto anche uomini riferibili a Provenzano, o il senso comunque era quello. Sì. Anche perché altrimenti dovremmo approfondire questo tema, capire chi c'era di altri, se tutti erano riferibili a Provenzano o no, ma non è questo che ha detto. Va bene. Se ci sono domande, lei ovviamente può farle, sì, più specifiche, sostanzialmente... però al momento non ha detto quello che sembrava dall'incipit della sua nuova domanda. No, perché lui parla in realtà nel verbale di interrogatorio del 26/11/2002, parla a pagina, ora glielo dico, 67, di una vera e propria divisione di compiti, lei la definisce così. E allora faccia questa contestazione, leggiamo questo passaggio sì. Delle precedenti dichiarazioni e facciamo così chiarire. Allora. Dottor Giordano, lei conferma questo fatto che la strage... Sì. La pagina, un attimo che... La pagina è 67 del verbale 26/11. Prego. E allora, procediamo. Sì. Il dottor Giordano chiede, conferma che questo fatto che la strage di Capaci organizzata da Rina sostanzialmente, mentre quella più grossa, quella di Via D'Amelio da Provenzano, e lei dice le cose sono perfettamente distinte. Il dottor Giordano dice quindi l'una, la seconda è un allineamento alla prima, e lei risponde nella strategia non è che possiamo andarci nella seconda a togliere la responsabilità di Rina, ma viceversa. Non possiamo andarci a togliere puntini puntini, cioè c'è una divisione di compiti in perfetta sintonia. Questo è. Ecco, allora chiarisca un poco meglio. Scusi, su questa divisione di compiti. Solo per mettere la Corte nella migliore condizione di valutare, dovrebbe dire, secondo noi, che c'è una divisione dei compiti. La strategia il pubblico un attimo, Giuffè, prima di rispondere faccia completare anche il pubblico ministero che vuole precisare qualcosa a lei proposito della contestazione. Non ha soltanto letto, ma sicuramente per dimenticanza, senza nessuna polemica, ma che la parola divisione dei compiti viene detta dal pubblico ministero. Giuffrè Antonino risponde in perfetta sintonia, dopo aver detto non possiamo andarci a togliere le responsabilità di Rina.
La parola poi ultimamente l'affermazione, una divisione dei compiti la fa il pubblico ministero nella domanda. Certo. Scusa, no, signor Presidente. Abbiamo capito comunque qual è il senso della precisazione che vuole essere sollecitata e quindi adesso diamo la parola a Giuffrè. Quindi ma Giuffrè, chiedo scusa, signor Presidente. Ci può... Prego, Avvocato Emilio. No, cosa... le chiedo perdono, ma in realtà... Il PM lo dice divisione dei compiti, ma subito dopo che lo dice Giuffrè. Sì, abbiamo compreso, Avvocato Emilio. Facciamo direttamente precisare a Giuffrè. Abbiamo qui Giuffrè, che è la fonte di riferimento della vostra diatriba, e quindi facciamolo precisare a lui. Allora, Giuffrè, quindi ci vuole spiegare un poco meglio se effettivamente c'è stata questa netta, come viene ipotizzato, questa netta divisione di compiti, da un lato strage di Capace, dall'altra strage di D'Amelio. Chiarisca un poco meglio il concetto. Il progetto è sempre un progetto, sottolineiamolo, unitario, con una strategia ben precisa che parte a livello della Commissione e a scendere. Intendevo riferirmi che nel contesto di Capace troviamo Brusca, cioè anche come territorio un discorso prettamente di uomini e di territorio di Rina. Nell'altro contesto troviamo altro territorio, diciamo, anche se sempre Rina, nel contesto di Brancaccio, con un riferimento, lo vado di nuovo a sottolineare, fra il Tinnirello e Villa Grazia, fra Corso dei Mille e Villa Grazia di Palermo. Sì, ma però... il discorso era sempre tutto unico. D'altra parte, lei Giuffrè, lei oggi sta parlando quindi di un contesto di Brancaccio. Ci ha detto lei alla scorsa udienza che Brancaccio era riferibile a Bagarella e Riina. È così? Confermo, signor Presidente. Quindi quando lei dice questa divisione netta non c'è stata, evidentemente se c'era anche il contesto di Brancaccio c'era anche sotto il profilo esecutivo un riferimento a Bagarella e Riina. Abbiamo compreso bene? Assolutamente dubbio. La piccola differenza, diciamo, che io ho notato anche nel contesto dei discorsi fatti con il Provenzano, il discorso tra Corso dei Mille e Villa Grazia, solo questo. Credo questa che sia chiaro. Differenza. Va bene. Avvocato Mille, grazie. Può procedere. Grazie. Lei alla scorsa udienza ha detto testualmente che gli appalti erano una delle più importanti attività di Cosa Nostra. Io le chiedo, la presentazione del rapporto del Rosso su mafia appalti al dottor Falcone nel 91 preoccupò gli appartenenti a Cosa Nostra e preoccupò, perché lei ne sappia, anche imprenditori e politici? Certo, sì. Certo che preoccupò. Lei sa chi sono gli appartenenti a Rosso che materialmente hanno creato, hanno redatto il rapporto mafia appalti? Sono sicuro che sono stati il Ross, non mi ricordo se sia stato il generale More in persona che abbia portato avanti questa inchiesta. Ed il sì, le confermo. Ed il capitano De Donno? Non lo so, ha detto capitano De Donno, non ricordo. Va bene, le confermo anche questo, ma vado avanti anche. Lei ha conoscenza delle ragioni dell'uccisione del dottor Borsellino? L'ho detto in tante circostanze, sì. Che era un contesto, diciamo, di quel discorso stragistico sulla resa dei conti. Come i nemici giurati di Cosa Nostra, sia del dottore Falcone che del dottore
del dottore Borsellino, cioè venivano considerate. Sì, lo aveva già precisato, ci rifacciamo sempre alla riunione del dicembre 91, quindi credo non sia necessario dire altro. Signor Giuffrè, chiedo scusa, oltre a questa ragione che lei ha ben esplicitato nelle scorse udienze, le chiedo, un'altra ragione è costituita dalle indagini su mafia appalti? Ma io ho detto, non mi ricordo dove e quando, probabilmente che questo discorso ha pesato assieme al discorso della sentenza o del Max, diciamo, moltissimo. E tenga presente che, e l'ho detto in diverse circostanze, questo discorso su mafia a parte, se il discorso del Max processo è un discorso dove troviamo principalmente, diciamo, dei mafiosi, nel contesto mafia a parte troviamo altri discorsi di una certa gravità, cioè che vengono fuori quei legami appositamente extra dal mondo mafioso con altre entità, quali imprenditori, eccetera, eccetera. Quindi è un discorso abbastanza destabilizzante, perché se è vero come è vero che ho detto che una delle attività più importanti di Cosa Nostra da un punto di vista economico, ma non solo, perché permette di creare degli agganci con personaggi, che io l'ho sempre sottolineato questo discorso, importanti della vita italiana anche da un punto di vista politico, cioè per arrivare politico, cioè si sfruttano anche il contesto imprenditoriale per creare degli agganci in altri settori dello Stato. Prego. Grazie signor Giuffrè. Le risulta che in Cosa Nostra si ebbe notizia che il dottor Borsellino forse stava diventando più pericoloso pure del dottor Falcone, specificamente in questo campo degli appalti? Diciamo che l'unica persona che era in grado, o una delle poche per meglio dire, che era in grado di leggere il capitolo sull'uccisione del dottore Falcone era il dottore Borsellino. Quindi quando nel contesto c'è stato dato questa, sono stati messi tutte e due candidati ad essere uccisi, appositamente già si sapeva che erano, come ho detto in precedenza, dei nemici giurati di Cosa Nostra, e non vado oltre. Prego. Ma scusi un attimo, perché così restiamo in tema e evitiamo poi di doverci ritornare dopo, Giuffrè. Ma lei ha saputo o ha percepito che ci sia stata una qualche forma di accelerazione del progetto della strage di Via D'Amelio, di uccidere Borsellino in genere, a parte? Su questa accelerazione non sono in grado di rispondere, come ho sempre detto, signor Presidente. Io ovviamente non so quello che le ha detto in altre occasioni, quindi abbiamo necessità di avere chiarimenti anche in questa sede. E allora, Avvocato Emilio, può procedere. Presidente. Sì, signor Presidente, chiedo scusa, perché per essere precisi, io avevo fatto la domanda se avete avuto in Cosa Nostra sentore che Borsellino sul discorso degli appalti era addirittura stava diventando più pericoloso del dottor Falcone. Ha risposto. E io le dico che, scusi ma la devo un attimo trovare, è il Borsellino processo, Borsellino Quater incidente probatorio, se ricordo bene. Chiedo scusa un secondo. Ecco, grazie signor Pubblico, esatto. Si è avuta notizia, hanno avuto notizia che il dottor Borsellino forse stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato, in particolare, lo dico tranquillamente e serenamente, per quanto riguarda il discorso degli appalti.
E il PM dottor Paci chiede: sì, il discorso degli appalti, lei lo può riferire a qualche circostanza particolare che riguarda il dottor Borsellino? E lei risponde: ma vi era un dossier presentato del ROS, se ricordo bene, ultimamente, vi era un dossier che era stato presentato dai carabinieri del ROS per quanto per quello che era il discorso degli appalti, e veniva considerato un discorso, e poi dice: non è a caso che io in precedenza ho parlato di appalti, imprenditori, eccetera. Cioè, non mi pare che abbia detto qualcosa di diverso anche oggi. Comunque, vediamo se di fare qualche domanda più specifica su questo, se ritiene. Sì, perché mi pare che abbia risposto. Era solo per precisare. Termini forse diversi, ma. Un po' più generici, diciamo. No, mi va bene far rilevare questo anche per la memoria. Non per altro. E allora credo che sia sufficiente. Sì, risulta che in determinati ambienti, quali quello imprenditoriale, vi possono essere contraccolpi dai cosiddetti delitti eccellenti, quali per esempio quelli del dottor Falcone e del dottor Borsellino? C'è opposizione, credo che sia una richiesta di valutazione alla quale Giuffrey difficilmente possa rispondere. Che i contraccolpi evidentemente non sono, le possiamo riferire eventualmente ai rapporti, ai riflessi con Cosa Nostra, se Cosa Nostra ha subito dei riflessi anche nel settore degli appalti. In questi termini forse sì, la possiamo. Posso pure fare una. Che altrimenti ha ragione il pubblico ministero, sì. Certo, è una valutazione che non è propria di Giuffrè. Sì, la posso riformulare. La riformulo. Sì, no, vado anche avanti. Dunque, le risulta che prima di commettere un delitto eccellente, quali per esempio quello del dottor Falcone e del dottor Borsellino, si cerchi da parte di Cosa Nostra il consenso o comunque il non dissenso di altri ambienti estranei a Cosa Nostra, in considerazione proprio delle ripercussioni che questi ambienti possono avere da questi delitti? Posso rispondere? Sì, prego. Quando si parla di isolamento degli individui che poi devono essere colpite, è sottointeso che c'è tutto un lavoro antecedentemente prestabilito per quanto riguarda un determinato omicidio eccellente. Appositamente viene sempre più montata la pericolosità non solo nel contesto mafioso, ma in oggetto a questi discorsi, che in modo particolare stiamo parlando di interessi economici che vanno oltre gli interessi di Cosa Nostra, che vanno nel mondo imprenditoriale, diciamo che è un discorso portato avanti di isolamento, di delegittimazione da parte degli interessati, quale il dottore Falcone, il dottore Borsellino o anche altri delitti più o meno eccellenti. C'è un discorso di isolamento e poi vengono quando si reputa che questo lavoro è stato fatto è fatto bene, viene eseguita la sentenza. Prego, avvocato. Sì. Allora, le ricorda, lei ricorda se nelle questioni degli appalti fosse anche implicato in qualche modo l'onorevole Mannino? Glielo chiedo una risposta anche sintetica, insomma, senza dilungarsi. Le chiedo intanto questo, ecco. E allora le rispondo semplicemente con un sì e basta. Con un sì, io la ringrazio, mi va bene. Lei sa se in Cosa Nostra, all'interno di Cosa Nostra, lei ha mai sentito all'interno di Cosa Nostra parlare del dottor Giammanco ed in che termini?
dottore Giammanco era il procuratore della Repubblica antecedente, ora le date, le cose non è che mi vado a ricordare con precisione, al dottore Falcone e al dottore Borsellino. Quindi posso dire che era il procuratore capo della Repubblica di Palermo. E le posso tranquillamente dire che era cioè quel discorso del ora vado in un contesto proprio del rapporto mafia a parte, se la memoria non mi inganna, è stata proprio presentata al dottore Giammanco. Il dottore Giammanco, originario di Bagheria, parente dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico del comune di Bagheria, il cui figlio era poi successivamente intestatario della impresa della moglie del Provenzano. Diciamo che era una persona, per rispondere alla sua domanda, discussa. Prego. Sì. Ecco, perché per specificare, lei il 25/11/2002 a pagina 119 lei dice si parla di Giammanco, dice in modo particolare come contrapposizione a Falcone, in modo particolare nell'ambito di Cosa Nostra girava questa voce, in modo particolare in ambito Bagheria, questa appositamente di Giammanco in contrapposizione nei confronti di Falcone, molto molto dura, che lo stesso era stato indirizzato, consigliato a lottare contro appositamente. No, abbiamo riprovi col microfono, vediamo. Sì, ecco, forse adesso sì. Dicevo, girava questa voce in ambito Bagheria di questa contrapposizione nei confronti di Falcone, molto dura, che lo stesso era stato indirizzato, consigliato a lottare contro appositamente, mettere il bastone fra le ruote, per meglio dire, nei confronti di Falcone. Discorsi questi giustamente che io faccio nell'ambito di Cosa Nostra. Poi lei prosegue, io chiedo il leggo, signor procuratore, oppure sintetizzo come volete voi. Posso dire, vabbè, poi lei dice i discorsi andavano. Io direi di fare le domande, perché Giuffre, per la verità, non è che ha detto. Sì, allora facciamo delle domande, se è rilevante, se ritiene, perché io ancora devo capire la rilevanza. Sì, è una specificazione, signor Presidente. Le risulta che ci fosse in quest'ambito bagherese si discutesse di quello che le ho letto, di questa contrapposizione, di questi suggerimenti ed indirizzi dati al dottor Giammanco, che attengono, e lo si legge qualche pagina dopo, proprio alla richiesta o comunque alla necessità di annacquare, c'è scritto proprio annacquare, il rapporto su mafia appalti. Questo qua è la domanda. E allora, Giuffre, risponda. Cioè, sa di pressioni fatte nei confronti del procuratore della Repubblica, Giammanco, perché è in contrapposizione con il dottore Falcone o il dottore Borsellino, eventualmente, potesse in qualche modo... Prego. La mia risposta è affermativa, sì. Si è cercato di fare questo annacquamento perché appositamente non vi erano dei rapporti per niente buoni tra il dottore Falcone, il dottore Borsellino e il procuratore Giammanco.
Io, grazie, passo a un altro argomento, l'argomento Ilardo e Mezzoiuso. Lei ha già riferito che negli anni 90 si incontrava ogni 15-20 giorni con Provenzano e si è incontrato anche a partire dal 94 a Mezzoiuso. Io le chiedo, in questo periodo di Mezzoiuso, le capita di incontrarsi con Provenzano anche a Bagheria? Siamo nel 94? Sì, in quegli anni lì. Giusto? No, dovrebbe essere un po' più preciso, dopo la risposta per il 93 o 94? Un secondo, signor Presidente. A meno che noi vogliamo porre in termini più generici, se tra il 93 e il 94 ha fatto degli incontri anche a Bagheria con Provenzano. Sì, va bene. Può rispondere, Giuffrè. Se lei ricorda se in quei due anni di cui stiamo parlando, o eventualmente anche successivamente, ha fatto degli incontri con Provenzano non a Mezzoiuso ma a Bagheria? Nel 93, in linea di massima, signor Presidente, nel 93 buona parte o la stragrande maggioranza degli appuntamenti li ho fatti a Belmonte Mezzagno. Sì. Qualcuna a Bagheria, qualcuna. Nel 94 ci sarà uno spostamento dal Belmonte Mezzagno a Mezzoiuso e buona parte o la stragrande maggioranza degli appuntamenti fatti tra me e il Provenzano sono a Mezzoiuso, però qualche appuntamento è stato anche fatto a Bagheria. Sì. Grazie. Pochi, ma sono stati fatti anche degli appuntamenti a Bagheria. Prego. Va bene. Lei sa se Provenzano dormiva nel territorio di Mezzoiuso? Questo non glielo avevo chiesto, avvocato, non lo so. Va bene, grazie. Per quello che lei risulta... Mi perdoni, sì. Avvocato, mi perdoni. Su quel periodo che lei sta dicendo del 93, 90, diciamo 94 in poi? Sì. Per essere preciso, non rispondo che non lo so. Però le posso poi successivamente dire che dopo l'arresto di Benedetto Spera risiedeva in campo, cioè nel comune di Cimina. Di Cimina, questo l'ha già detto alla scorsa udienza, non è necessario ritornarci. Sì. Le chiedo, signor Giuffrè, per quello che a lei risulta, Provenzano si fidava di Ilardo o sospettava che Ilardo potesse essere uno sbirro? Avvocato, su questo ha ampiamente... risposto, vabbè, ovviamente riferito alla scorsa udienza, sì. Quindi io direi se ci sono domande sì. più specifiche. Sì. Siamo all'interrogatorio del 28 maggio del 2008, a pagina 21-22. Lei dice: c'è stata una fuga di notizie, che c'è stato qualcuno che parlava della latitanza di Provenzano e non solo giustamente arrestavano al Provenzano, arrestavano pure altre persone. Mi aveva detto Provenzano che all'inizio non mi aveva detto il nome, ma dice: c'è una persona che non la voglio portare in queste zone che noi frequentiamo perché ho paura. Quando dice paura, ha paura nel senso che o si porta i sbirri dappresso e poi ci dice tutte cose ai sbirri, chiaro? E poi inizia a parlare di quello che ha già riferito. Avvocato, fino ad ora non riscontro nulla di diverso rispetto a quello che ha detto alla scorsa udienza, quindi vorrei che siano fatte delle domande più precise, perché non so cosa dovrebbe dire Giuffrè se non ripete tutto quello che ha raccontato alla scorsa udienza. No, io le ho chiesto, signor Presidente, solamente se Provenzano si fidasse o meno di Lardo, perché qui emerge da questa contestazione, allora, a mio modo di vedere. Per questa risposta dovrebbe ripetere, o almeno questa risposta lei la trova già nelle dichiarazioni di cui tra l'altro abbiamo già le trascrizioni, quindi sì. Se lei le rileggerà vedrà che c'è già la risposta a questa domanda, che non lo voleva portare in queste zone.
Allora, può fare questa ulteriore domanda? Le risulta che Provenzano non volesse che Ilardo, ammesso a questa persona ovviamente, identifichiamo in Ilardo, giungesse nei luoghi dove lui faceva quegli incontri o comunque viveva in quel periodo? Conferma questa circostanza, Giuffrè? Sul secondo periodo, quando io ho detto che mi aveva ordinato, pregato di cercare un posto lontano dalle zone dove lui abitualmente faceva gli appuntamenti, lo vado a ripetere, era un discorso per eliminare il... Sì, e questo l'ha raccontato, quel famoso incontro senza uscita. Benissimo. Ora, se il Provenzano nel primo periodo, che ora non sono in grado di andare a quantificare quando sono partiti i contatti con Ilardo, eccetera, eccetera, cioè se Ilardo aveva un rapporto iniziale con il Provenzano, era dovuto anche ad una responsabilità da parte di Madonia Giuseppe, che ne aveva dato lo sta bene per andarlo a incontrare. Quindi il Provenzano, diciamo che in un primo periodo si fidava, poi successivamente, tanto è vero che lo incontrava, successivamente viene a conoscenza che il Ilardo era un confidente, e quindi scatta la seconda fase per l'eliminazione dell'Ilardo. Penso di aver risposto, signor Presidente. Avvocato Miglio, può procedere. Sì, grazie. Ecco, Provenzano le disse espressamente dove avrebbe incontrato Ilardo? Espressamente non me l'ha detto, però me l'ha fatto, è come se me l'avesse detto. Va bene. Perché se nel momento in cui noi frequentavamo una determinata azienda agricola, pastorizia, e poi non ci andiamo più perché c'è stato quel discorso della fuga di notizie, quindi mi sembra logico che io penso che non si va più in quella determinata azienda perché è bruciata. Va bene. E quindi non si ci va più, quindi è chiaro, Giuffrè, abbiamo compreso. È anche un suo pensiero, l'ha detto prima, signor Presidente. Questo è un dato di fatto, che sta riferendo un dato di fatto che prima si incontravano presso e veniva utilizzato quel determinato luogo, poi non è stato utilizzato, quindi lui, questa è la sua deduzione. Esatto. Va bene. Con Ilardo evidentemente c'erano, o almeno Ilardo era a conoscenza di questo luogo. Di questi posti. Ha già riferito. Ci ha detto espressamente di non andarci. Andarci, quindi, anche se non ha parlato di Lardo, però il contesto era quello, e quindi evidentemente lei ha fatto questa deduzione. Dunque, lei ha già riferito che Provenzano le disse che questi posti da voi frequentati erano stati scoperti dalle forze dell'ordine perché qualcuno aveva fatto lo sbirro. Io le chiedo, quanto tempo prima dell'omicidio di Lardo, che è del 10 maggio 93, Provenzano le disse... 10 maggio 96. Io le chiedo, quanto tempo prima Provenzano le disse che quei luoghi erano stati scoperti? Avvocato, bella domanda questa. Io come faccio ad andare a quantificare... posso cercare di dare una risposta così... una risposta non precisa, non sono in condizione. Va bene, non è in grado di precisarlo. Cioè, sì, signor Presidente, solo perché lui aveva detto a
Nel processo Mori Obinu, ho udienza 8 ottobre 2009, pagina 30, mi aveva dato un'indicazione approssimativa, è di quanto? Un 6 mesi, grosso modo, 6-7 mesi, non è che vado con precisione, però comunque un'indicazione l'aveva data. Allora, rispetto a questa indicazione che ha dato nell'altro processo, le sovviene qualcosa o no? Assolutamente no, signor Assolutamente Presidente. No, quindi ci fermiamo qua. Cioè, sì. ho dato dei numeri, diciamo così, però non sono in grado, in tutta onestà, di poter quantificare. È chiaro. Sì. Prego. Le chiedo, lei poi ha detto che di essere stato incaricato da Provenzano di preparare quell'omicidio che poi capì essere quello di Lardo. Quanto tempo prima dell'omicidio Provenzano vi disse che occorreva uccidere quella persona? Quanto tempo prima rispetto a che, avvocato? All'omicidio. Che poi non fu fatto nel contesto riferito. No, fu fatto da altri, sì, però... sì. Allora, lei è in grado qui invece di quantificare il tempo tra quell'incarico di organizzare l'incontro senza uscita e altro, e poi la notizia dell'omicidio di Lardo? Presidente, anche qua non è che... Non è in grado di farlo, va bene, prendiamo atto. Mi viene difficile... Sì, perché lui dice, pagina 12 dell'esame 8 ottobre 2009, dice, diciamo che ricollegandomi al discorso della che c'era la bella stagione, siamo in primavera grosso modo, a febbraio, cioè non è che le posso dire 96 con precisione, diciamo qualche mesetto prima. Va bene, avvocato, anche ora non è in grado di essere più preciso, quindi... Va bene. Lei, se ho ben capito, alle scorse udienze ha riferito che Provenzano, a seguito della soffiata che alle scorse udienze ha datato tra il 94 e il 95, iniziò a avere paura di microspie e telecamere, corretto? Sì, corretto. Sì. Conferma che Provenzano ha sempre, a seguito di quella soffiata, vi disse che non era prudente frequentare alcuni luoghi e vi disse anche di guardarvi, di stare attenti a non essere seguiti? Questo l'ha già detto l'avvocato Emilio, sì. Quindi andiamo avanti. Nella scorsa udienza lei, a proposito della soffiata, ha riferito testualmente: c'era qualcuno che aveva fatto una spiata ai carabinieri, il Provenzano era stato avvisato ed avevamo preso precauzioni per non farci fregare. Io le chiedo, come mai avevate la necessità di adottare precauzioni e di non farvi fregare, come ha detto lei, dai carabinieri, posto che, come ha riferito, vi sarebbe stato un accordo risalente a 2 anni prima? Vabbè, questa è una valutazione che lei non possiamo far fare al test, evidentemente. La farà lei poi. Vado avanti, signor al Presidente. Al momento opportuno. Ricorda se la Barbera in quello stesso periodo, la Barbera Nicolò, in quello stesso periodo della soffiata aveva timore di microspie piazzate in casa nella sua macchina? Il periodo con precisione del discorso delle microspie della macchina, non ricordo quando è. Ma un dato è certo, che a detta della Barbera Cola, una notte sente fuori dei rumori. E se ricordo bene, fuori c'aveva la macchina e aveva visto delle persone attorno alla macchina. Da questo ha dedotto che avessero messo delle microspie. Sì. Ma veda, poi nell'ultimo periodo degli anni 90 ho detto anche che nella casa della barbera del genero, della barbera Nicolò, dove si facevano gli appuntamenti con
era stata bonificata, era stata sostituito tutto l'impianto elettrico, eccetera, eccetera. Questo l'ho detto l'altro. Sì, sì, l'ho già detto, sì, quindi sì, non è necessario ripetere. Infatti le chiedevo il periodo, le dico che si parla della trascrizione dell'8 ottobre 2009, pagina 61, ha riferito proprio il fatto che ha riferito oggi, quello delle microspie. Il presidente... 8 ottobre, scusi? Come 8 ottobre 2009, il processo Mori Obinu. Dichiarazioni, sì, date le dichiarazioni. Ha riferito esattamente la vicenda delle microspie. Il presidente del collegio chiedeva, ma in questo periodo quale? E lei risponde, 95 grosso modo. Allora, prima di rispondere, Giuffre, aspetti che... Il discorso cortesemente dovrebbe completare leggendo quanto c'è scritto due righe dopo. Sì. 95-96, qua siamo, signor procuratore, signor presidente. Quindi 95-96 è la risposta. Comunque, è in grado lei oggi di essere più preciso, prende atto di questo. Quindi l'avvocato le sta facendo ricordare che lei ha fatto riferimento al periodo 95-96 a proposito di queste microspie. Oggi può dirci qualcos'altro? Nel contesto delle microspie. Diciamo che in questo periodo dal 94 al 95 che il Provenzano comincia a preoccuparsi in modo sempre più insistente. Sì, forse la domanda era riferita però alla Barbera più specificamente. Sì, esatto. Sì, sto arrivando, signor Presidente. Nel contesto di la Barbera, se la memoria non mi inganna, come ho detto prima, vado a ripetere che c'è un discorso successivo che dovremmo essere verso la fine degli anni 90 e quando io ho parlato di quel discorso del genere della Velletta dovremmo essere in questo periodo. Delle microspie che aveva paura, non solo il Provenzano ma anche... Quindi anche per cercare di temporizzare un po' la situazione, quindi eravamo in epoca più prossima all'arresto che poi sarebbe avvenuto in sostanza della Barbera? Direi proprio di sì. Se sto cercando di mettere a fuoco il discorso della Velletta sì. Quindi è una vicenda diversa rispetto a quella del 94-95 sì, di cui lei ha parlato. Sì, perfetto, signor Presidente. Avvocato Emilio, prego. Un attimo perché... Perché lui, se non sbaglio, ha ora riferito che si parla di anni successivi con riferimento... Per la Barbera, quindi ha distinto due momenti, non vorrei ripetere io quello che ha detto Giuffre, no. Perché l'abbiamo ascoltato tutti, sostanzialmente però quei timori di Provenzano attengono a una fase sotto il profilo temporale. La questione microspia alla Barbera, siamo in epoca molto più avanti... è prossima all'arresto della Barbera. Sì, signor Presidente, io continuo a leggere la contestazione di prima, perché dice 95 grosso modo, poi continua dicendo, pagina 62, 95-96, qua siamo, signor Presidente, si era affacciato da dietro il vetro della sua stanza da letto e vedeva la sua macchina con persone che si adoperavano, allora altro allarme. Sì, e oggi però sta specificando che invece questa vicenda di la Barbera che si accorge, noi prendiamo atto, avvocato Mille, e lei farà le sue valutazioni, ma questo ci ha detto che invece questa vicenda delle microspie, se abbiamo capito bene, ma Giuffre ce lo può confermare o ci può smentire, questa vicenda delle microspie in cui la Barbera si allarma invece è una vicenda successiva, è così la Barbera, e Giuffre ce la può confermare? Io lo vado a confermare, ripeto, signor Presidente, che nel contesto delle preoccupazioni del Bernardo Provenzano, in modo particolare questo discorso inizia, come ho detto là, nel 94, 95, 96, tanto è vero che poi alla fine degli anni 90 si cercano
degli apparecchietti per la ricerca a dimostrazione di quanto sto dicendo delle microspie. E come ho detto in altre circostanze, il Provenzano si munirà anche lui di un apparecchietto, e in modo particolare nel 2001, 2000-2001 lui sarà provvisto di una macchinetta di questa, che mi ricordo che quando lui veniva poi nelle mie zone a fare gli appuntamenti prima di iniziare a parlare, lui si bonificava, usando un termine tecnico, le stanze dove noi risiedevamo. Prego, signor Presidente. Sì, grazie. Ricorda più o meno, grosso modo, quante volte Napoli si occupò di Provenzano in territorio di Mezzoiuso? Napoli si è occupato del Provenzano quando era libero, poi quando è stato arrestato non si poteva più preoccupare. Sì. Ora andare a dire il periodo quando Napoli è stato arrestato o meno, non ho dei ricordi, ricordi giustamente precise. Da tenere presente che cosa però? Che il rapporto tra il Giovanni Napoli e il Provenzano sono stati dei rapporti, per quello che mi ricordo, nel primo periodo, negli anni 80, diciamo inizio degli anni 90, abbastanza buone. Poi successivamente ci sarà, probabilmente che sarà dopo l'arresto di Salvatore Riina, diciamo che si avvicinerà anche al Luchino Bagarella, però diciamo che questo discorso di incomprensione, come soleva dire il Provenzano, durerà poco. Poi si riprenderanno i vecchi contatti, perché c'è stato da sempre un legame molto saldo tra il Giovanni Napoli e il Provenzano. Ricordo che Giovanni Napoli, diciamo che era la persona di fiducia, assieme al Cola alla Barbera, di Mezzoiuso. Sì. Perché lei il 28 maggio 2008, pagina 27, a questa domanda risponde in merito a chi si occupava su Mezzoiuso di Provenzano, dice la Barbera, poi dice Giovanni Napoli pochissime volte perché poi è stato messo fuori gioco. Proseguo. Lei sa che sta... Prego, prosegua, perché... Lei sa se la Barbera è Napoli... La Barbera Nicolò e Napoli Giovanni furono denunciati dai carabinieri del ROS? Questo non lo so. L'informativa Apice. Va bene, lei ha riferito che dopo l'omicidio di Lardo, l'ha riferito alle scorse udienze, le cose tornarono un po' alla normalità. Io le chiedo se, nonostante questa normalità, Provenzano avesse comunque sempre paura di microspie e telecamere e raccomandasse a voi di fare sempre attenzione, anche dopo l'omicidio di Lardo. Mi sembra di avere risposto, avvocato, nel senso che lo stesso Provenzano poi successivamente si è munito di un apparecchietto. Grazie. Ricorda se nell'ottobre 2002 i pubblici ministeri di Firenze e di Palermo le posero domande sui Lardo? Avvocato, lei ci saranno i verbali, se lei ce li ha. Inutile fare la domanda al Giuffrè. Non è una domanda su un fatto, ma su un atto. Vediamo un po'. Allora, ricorda se nel 2002 lei ha riferito ai pubblici ministeri di Palermo e Firenze queste... Faccia prima la domanda e poi vediamo se... Perché lei fa una contestazione anticipata che non sappiamo su che cosa.
chiedo scusa, lei ha riferito ai pubblici ministeri di Firenze quelle vicende che ha riferito in queste udienze, cioè l'incontro tra Ilardo e Provenzano a mezzo iuso, la soffiata, la decisione di uccidere Ilardo, l'incarico di trovare un luogo, eccetera. Queste vicende le ha riferite allora? Anche su questo, avvocato, abbiamo i verbali. Abbiamo, quindi le avrà, lei suppongo che fino ad ora ci ha mostrato di essere molto documentato su questo, quindi se gli sono state fatte domande lei lo potrà verificare. Vediamo che facciamo l'ulteriore passo e vediamo che cosa vuole chiedere a Giuffrè in relazione a questo. Io chiedo se lui ricorda di aver riferito in quelle sedi queste cose o no. Le domande gli sono state fatte e lui si è rifiutato di rispondere. Qual è il senso? No, vorremmo capire, ci sono dei verbali. Domanda, no, il senso della domanda è che lui non... Cioè lei non è a conoscenza dei verbali, non dispone dei verbali. Ce li ho. E allora la domanda è superflua, vada avanti. Signor Presidente, per fare, siccome il PM mi chiedeva la rilevanza... No, a noi non interessa perché la domanda non è necessario porla, visto che i verbali, lei è in possesso dei verbali, quindi da quei verbali sa già se gli sono state fatte domande o meno su quegli argomenti. Va bene. Mi scusi, lei... Presidente, posso avere la parola per una precisazione su una contestazione che è stata fatta? Se precedente, quindi non su questa perché mi sembra superata, dover accertare se gli sono state fatte le domande mi sembra del tutto superfluo. Precedente, scuso per l'intempestività, ma il tempo di... Certo, di reperire il verbale. Il verbale. Poc'anzi il difensore ha contestato, ha utilizzato per la contestazione un verbale del 28 maggio 2008 a proposito di Giovanni Napoli. Mi corregga il Presidente se sbaglio. Aveva fatto una domanda quante volte Napoli si è occupato della latitanza, di gestire la latitanza di Provenzano, e ha contestato quello che è consacrato nel verbale a pagina 27. Giovanni Napoli pochissime volte, perché poi è stato messo fuori gioco. Sì, ma Giuffrè ha risposto e ha chiarito. No, Presidente, però siccome rimane consacrata la contestazione a nostro parere è stata posta in maniera non esattamente rituale, perché la domanda a cui consegue questa risposta si rinviene a pagina 25, purtroppo due pagine prima, ma perché c'è tutta una lunga risposta di Giuffrè. Sì. Lei come ci andava agli appuntamenti con Provenzano? C'era qualcuno che gli portava gli appuntamenti? C'era qualcuno che lo portava direttamente da Provenzano? E Giuffrè risponde dicendo, affermando chi, la Barbera, con quali mezzi, lo prendeva in un determinato posto e lo conduceva al cospetto di Provenzano. Quindi la contestazione, a nostro parere, non è posta in maniera rituale rispetto alla domanda dell'avvocato, perché la risposta conseguiva in quel verbale ad una domanda tutta affatto diversa. Vabbè, prendiamo atto, a questo punto è consacrata anche, registrata anche la domanda nei termini in cui fu posta, ma non credo sia necessario chiedere altro a Giuffrè. Va bene. Andiamo avanti, avvocato, riprendiamo quel discorso, ma ripeto, non facciamo delle domande sui verbali di cui lei già dispone. Sì, e allora le chiedo, lei parlò con Provenzano di Luigi Lardo prima o dopo l'uccisione di Lardo? Anche su questo ha ampiamente risposto. Vogliamo contestare che... Perché se parlava, quindi faccia direttamente la contestazione, perché ha già riferito di un'organizzazione di incontro con la finalità di uccidere Ilardo, quindi credo che la risposta sia scontata. Sì, signor Presidente. Se ci sono dichiarazioni diverse, gliele contesti e poi diamo la parola a Giuffrè. Perché... dottor Che, pagina 184, verbale 23 ottobre 2002... Dottor Chelazzi, ma questo era già morto quando ne ha parlato con Provenzano? E lei dice sì, perfetto. Ma quando ne ha parlato di che cosa? Della vicenda di Lardo, ecco perché io ho fatto... La vicenda di Lardo è un po' troppo generica, della morte, quello che è avvenuto dopo. In questi termini non la possiamo porre la domanda. Signor Presidente... Lui ci ha dato tutta la sua ricostruzione, se lei ritiene di ravvisare dei contrasti, ma mi pare che su quella sola frase che le ha letto non mi pare che si possa fondare una contestazione. Signor Presidente, io ho posto infatti le domande di prima per sapere, perché lui in quel verbale del 2002 non dice nulla di quanto ha riferito oggi. Se vuole io le leggo queste cinque pagine. Bisogna vedere cosa gli sia stato chiesto. Io non conosco la parte precedente del verbale, ce l'ha lei, quindi se dalla precedente parte del verbale lei può ricavare
chi sia stato chiesto di fatti avvenuti precedentemente all'uccisione di Lardo e lui abbia risposto negativamente, gli facciamo la contestazione. Ma non mi pare che lei abbia dato sufficienti indicazioni in proposito. La domanda è una domanda relativa a Luigi Lardo e lui esordisce a pagina 93. La domanda inizia nella pagina 182 quando il PM chiede: lei l'ha conosciuta Ilardo? E lui inizia a narrare: era cugino di Madonia, eccetera eccetera. No, scusi, però dice: non l'ho mai conosciuto, avvocato, per piacere. Sì, prima però dice: non l'ho conosciuto, e poi dice di aver saputo che, ecco, era amico. Esatto, però a pagina 183 dice: io Ilardo non l'ho conosciuto, posso dirvi pochissime cose. Sapevo che era una persona in contatto con Provenzano, dopo di ciò diciamo che poi quasi più niente, che si incontravano per il contatto sia per quanto riguarda il livello di lettere, sia che era un punto di riferimento su Catania, non su Caltanissette, e di tanto in tanto si vedevano, però non posso dirle altro. Quindi la domanda dei procuratori è generica, ma lui non questo. Vabbè, prendiamo atto di questo, ma non credo sia necessario aggiungere altro. Ha già risposto su quello che lui sa e su quello che è avvenuto precedentemente all'omicidio dell'arco. Anche perché, scusi Presidente se la interrompo, ma è lo stesso Giuffre che poi precisa che di queste cose lui ne ha preso conoscenza a distanza di tempo. Vabbè, non è necessario comunque, perché non credo che sia sufficiente per una contestazione. Lei ricorda se ha appreso dalla stampa che Ilardo aveva un rapporto confidenziale con un ufficiale dei carabinieri e solo a seguito della notizia ne parlò con Provenzano di Ilardo? E cosa le disse Provenzano? Qui può rispondere Giuffre. Non ricordo discorsi di stampa, ricordo discorsi a livello di Provenzano. Allora, 23/10/2002, pagina 184, il pubblico ministero chiede che questa aveva un rapporto fiduciario, un rapporto confidenziale con i carabinieri, con una persona in particolare, lo aveva saputo? E lei risponde: cioè questo discorso poi mi sembra che ne abbia preso conoscenza dalla stampa, e se poi un pochino lo abbia anche commentato con Provenzano, se ricordo bene, e lui mi ha detto che non si poteva avere più a che fare con nessuno. Il PM: ma questo era già morto quando ne ha parlato? Sì, perfetto. Allora, Giuffre, ci dica se ricorda adesso meglio o se ritiene. Io non ricordo discorsi antecedenti alla stampa, ricordo che poi mi sembra anche che ne ho parlato in questi giorni dopo l'uccisione, è venuto sulla stampa. Sì, questo non l'aveva già detto anche la volta scorsa. Perfetto, non ricordo altre non ricordo altro di stampa, non discorse diciamo fatte tra me il Provenzano. Quindi quando lei parla di stampa si riferiva alla notizia dell'uccisione? Quando io parlo di stampa mi riferisco appositamente all'uccisione di Lardo. Sì. Di Lardo. Lei ha riferito che dopo l'arresto di Spera Provenzano venne tenuto da Episcopo e Tolentino. Lei sa da chi sono stati arrestati costoro? Non lo so, perché sono state arrestate. Un'ultima domanda sul punto, sull'argomento. Lei ha riferito alle scorse udienze che anche voi facevate delle intercettazioni. Cosa intende con tale termine? Chi intercettavate, quando intercettavate, nei confronti di chi intercettavate? Eravamo in possesso di piccole ricetrasmittente modificate che permettevano di entrare nelle onde, diciamo, tecnicamente non mi viene la parola, nelle frequenze forse, nelle frequenze, perfetto, grazie, delle forze dell'ordine. E quindi diciamo che spesso e volentieri, quando per ipotesi vi erano
dei pedinamenti su Bagheria, su, su Palermo o altre zone. Noi diciamo che eravamo in collegamento con queste persone e mi ricordo per ipotesi di un'operazione di pedinamento su Bagheria che se ora la memoria non mi inganna fatte dal capitano ultimo su personaggi appositamente di Bagheria. Avevamo appositamente degli strumenti che intercettavamo i pedinamenti, le operazioni che facevano le forze dell'ordine. Sì. Grazie, prego. Possiamo andare a un altro argomento, la perquisizione e l'arresto di Rina. Lei sostanzialmente ha riferito che l'arresto di Rino fu dovuto al fatto che dopo l'omicidio Lima gli altri politici ebbero paura, vi fu una reazione politica che determinerà la fine della stagione stragista. Ha anche detto che Rino è stato venduto da Provenzano e comprato da quella parte dello Stato che voleva eliminare questo attacco al potere politico. Le chiedo quindi, che voleva eliminare l'attacco al potere politico e salvaguardare Provenzano. Le chiedo allora, se ho ben capito, vi era un accordo tra Provenzano e il potere politico al quale interessava togliere di mezzo Rina e gli stragisti? È giusto riassumere in questi termini? Non lo so se è giusto riassumere in questi termini. Lo chiedo a lei. Diciamo che fra i contatti che si avevano tra Cosa Nostra o gli emissari di Cosa Nostra con le persone che poi magari facevano da tramite con i personaggi politici. Sì, perché lei a pagina 88-89 dell'interrogatorio del 7 ottobre 2010 si parla di sacrifici, lei dice, si parla sempre di una strategia che continuava dopo l'arresto di Rina. Il PM chiede, quando lei dice sacrificio alle divinità, in senso metaforico, cosa intende dire? Agli accordi presi tra Provenzano e le altre parti che hanno avuto un ruolo dello Stato, che hanno avuto un ruolo nell'arresto di Rina. Quindi sembrerebbe alludere a un accordo tra Provenzano e... Non credo che abbia detto nulla di diverso, ora non riesco a percepire, vorrei che ci esplicitasse un poco meglio i termini della contestazione. No, signor Presidente, lui ha detto ora non sa se Provenzano, qui è stato chiaro dicendo proprio Provenzano specificamente, questa era la difformità che io rilevo. Vabbè, Giuffre, se vuole aggiungere qualcos'altro su questo, perché non mi pare, se rileggiamo tutto quello che ha detto nelle scorse udienze, non mi pare che sia... Le stesse parole. No, va bene, vado avanti. Ecco, allora, vado avanti. Accordo prevedeva, tra Provenzano e il potere politico, prevedeva anche che non si perquisisse, lei l'ha detto alla scorsa udienza, questa abitazione e che questi documenti finissero nella disponibilità di Provenzano. La valutazione su questo, lui le ha già risposto, sulla non perquisizione, così mi pare, sì. Se la vogliamo riportare tra virgolette, ha già riferito. Quindi vado avanti, signor Presidente. Sì, vado avanti. Lei sa chi si è impossessato dei documenti presenti nella casa di Rina? No. Ha detto no? Non abbiamo sentito, Giuffre, può ripetere la risposta? Sì, avevo chiesto, posso? Sì, prego. Mi sembra che avevo dato una risposta in materia precedente interrogatorio. Mi sembra di aver detto che probabilmente poi buona parte di queste è finita a Matteo Messina Denaro. E qual è la fonte di questa sua conoscenza? Diciamo che un
intuizione più che una fonte, perché l'ho data, non l'ho data per sicura, l'ho dato per probabile che una parte di questa sempre dai ragionamenti fatti sempre con... Allora, intuizione fondata su quali fatti allora? La domanda le chiedo questo. Non ho capito. Cioè, questa sua intuizione, lei ci ha detto, è stata una mia intuizione, ma fondata su quali fatti? Quali sono i fatti che l'hanno portata a ritenere che... Dalla vicinanza tra il Salvatore Riina e il Matteo Messina Denaro, dalla statura dallo spessore mafioso di Matteo Messina Denaro e dalle indiscrezioni, diciamo, che del Provenzano stesso, che sempre asseriva pure che il Matteo Messina Denaro ne era il, diciamo, uno dei soggetti più fidati e più vicini al Salvatore Riina, diciamo, da un complesso di piccole cose. Sì, però questo attiene al ruolo, ma lei ha avuto dei riferimenti specifici con i documenti, cioè qualcuno le disse o l'ha fatto capire che una parte dei documenti materialmente li avesse Matteo Messina Denaro? No. Allora, prego, Avvocato Mito, può procedere. Sì. Lei... ha detto anche, se ricordo bene, di non aver mai sentito parlare del papello. Le chiedo, sa se tra i documenti che si trovavano, cioè non aver mai sentito parlare del papello è che Provenzano non le parlò mai del papello. Tra i documenti che si trovavano a casa di Riina, che le sappia, vi era il papello? Se ha già risposto di aver mai sentito parlare del papello, okay. Mi pare una domanda retorica, sì. Quantomeno. Ok. Lei ricorda di aver, se in merito a questi documenti che lei ha parlato di Messina Denaro come detentore, diciamo così, prima di Messina Denaro vi fosse stato magari qualche passaggio tra Bagarella e Messina Denaro? Avvocato, mi sembra una domanda, se anche ha chiarito in che termini l'ha detto di Messina Denaro, quindi va bene. Mi sembra assolutamente superfluo lei, fare altra domanda su questo. Lei c'è mai stato a casa di Riina? Le chiedo sulla base di quali fatti può affermare che c'erano dei documenti a casa di Riina, ecco. E allora, faccia prima la domanda. Questa. Sa, le risulta in qualche modo che ci fossero dei documenti a casa di Riina? Lei già qualche cosa ce l'ha detta alla scorsa udienza, comunque ci vuole precisare se è una sua ipotesi collegata al fatto, quello che lei ci ha detto, che ovviamente chiunque di voi deteneva della documentazione attenente ai propri affari, oppure ha qualche elemento più concreto, qualcuno che le disse che effettivamente c'erano dei documenti a casa di Riina. A casa di Riina c'erano dei documenti, me lo ha detto anche il Provenzano stesso, che è poi una conseguenza logica, come ho detto, riallacciando. Sì, questo l'aveva già detto, quindi oltre alla conseguenza logica anche Provenzano le disse che c'erano dei documenti. Indubbiamente che c'erano dei documenti, e d'altronde so perfettamente che il Salvatore Riina mandava delle lettere al Provenzano, che spesso qualcuna me le ha letto anche a me, e viceversa. Quindi quando le dico una conseguenza logica, cioè è tutto un discorso che le lettere, i pezzini, le cose vengono per un periodo di tempo, per esperienza, diciamo, conservate anche per una questione di memoria. Prego, signor Presidente. Avvocato Emilio.
Sì, signor Presidente, perché in merito a questa domanda, a questa risposta, io devo contestare che nell'interrogatorio del 8 novembre 2002, pagina 74-75, si parla sostanzialmente dei discorsi sul covo, della documentazione, e lei dice, la domanda del PM, non ho capito se ha parlato anche con Provenzano, se ha fatto questi ragionamenti. Lei risponde, con Bernardo Provenzano abbiamo parlato sia per quanto riguarda il discorso, poi io ero da poco uscito dal carcere in questa circostanza, cioè ne abbiamo parlato e ne abbiamo un pochino commentato, però mi consenta che io con lui proprio di sti discorsi, perché non l'arrestarono dentro, perché l'arrestarono fuori, dove tiene i documenti, onestamente signor procuratore mi tengo alla larga da certi discorsi. Sul dove tiene i documenti è cosa diversa da quello che ha detto oggi, quindi non mi pare che ci sia contrasto. Va bene, ultima domanda sul punto. Lei ha già risposto, quindi non so se posso direttamente fare la contestazione. Lei ha riferito che sostanzialmente di aver saputo di trattative fra Cosa Nostra e pezzi dello Stato. Posso fare? Sì, faccia direttamente la contestazione perché... Sì. Allora, si tratta del verbale del Borsellino Quater, incidente probatorio, pagina 169-170, un secondo che le do il riferimento preciso. Sì. Ecco, pagina 169 e seguire. La domanda è, trattative, si è mai saputo di trattative tra Cosa Nostra e pezzi dello Stato anche attraverso interposte persone, se ne è a conoscenza? Lei risponde, sono a conoscenza che c'è stata una discussione all'interno di Cosa Nostra nel carcere, oltre ai discorsi di processi, di aiutarci. Cosa? Ah, pardon, sono un po'... Ripetiamo, rileggiamo. Sì. Io sono a conoscenza che c'è stata una discussione all'interno di Cosa Nostra nel cercare, oltre ai discorsi di processi, di aiutarsi nel dare anche una mano ad altri problemi, anche successivi a quelli che erano i problemi di Cosa Nostra, quali il 41 bis, sequestri di beni. Su questo ho la massima certezza di quello che sto dicendo, di determinati punti che poi sono stati fatti in virtù di trattativo o meno, questo io non lo posso dire. Io posso semplicemente dire che mi è stato detto che nel momento in cui si appoggiava un determinato soggetto politico dovevo pregarlo di ricevere in cambio determinati aiuti, che sono in determinati punti, che sono il 41 bis, gli ergastoli, il sequestro di beni. Di questo sono assolutamente sicuro, però il discorso di trattative, non trattative, questo non so assolutamente nulla. Avvocato, anche questo, sulle parole forse saranno diverse, ma comunque registriamo quello che lei ci ha detto, poi le valutazioni le farà rispetto a quello che ha detto precedentemente. Non credo sia necessario chiedere altro a Giuffrè. Vado a un altro argomento, sì. Il penultimo. Lei ha già riferito che... i suoi contatti con Provenzano, diciamo, sono, per così dire, ultra ventennali. Io le chiedo, lo stile di Provenzano nello scrivere i pizzini è per lei riconoscibile? Anche su questo, per la verità, sono state fatte queste domande, sono state fatte anche dalla difesa di Ciancimino. Era in relazione a questo, infatti. Ecco, allora, se ci sono difformità che lei vuole contestare, le faccia, perché le abbiamo già registrate. Posso dire, è corretto dire che lo stile abituale di Provenzano contempla un inizio con frasi del tipo «Carissimo, con gioia ho ricevuto tue notizie, mi compiaccio nel sapervi in ottima salute». Ha risposto con riferimento a una frase finale, comunque faccia anche questo, risponda anche su questo. È questo lo stile che lei ricorda? In linea di massima sì. Signor Giuffrè, su questi punti mi vanno bene anche domande abbastanza brevi, risposte abbastanza brevi. È corretto dire che Provenzano usava a concludere il pizzino con frasi del tipo «Vi benedica il Signore e vi protegga»? In linea di massima anche questo sì. Provenzano aveva un elevato livello di istruzione o no? Analfabeta. Possiamo affermare che lo stile di relazione di Pizzini sia stato mantenuto sempre costante nel tempo? Anche su questo ha già risposto, la domanda gli è stata fatta esattamente in questi termini. Vado avanti. Sì. Possiamo affermare che Provenzano commetteva sempre gli stessi errori di grammatica nello scrivere le parole, i verbi?
Cioè lei l'ha notato, la domanda che possiamo fare è questa, ha notato che ci fossero sempre gli stessi errori nelle lettere soprattutto? In linea di massima sì. Le risulta che Provenzano adoperasse il lei per rivolgersi al suo interlocutore nei pizzini? A qualunque interlocutore, faccia delle domande sì, un po' più... Sì, al suo interlocutore, qualunque, sì. A qualunque interlocutore. Cioè, le risulta che si rivolgesse agli interlocutori nei pizzini, evidentemente, con il lei? No, no, no. Cioè, in linea di massima, diciamo, per una questione di sua, di delicatezza, eccetera, eccetera, usava il lei, a seconda della personalità con chi parlava. E se erano dei discorsi inerenti a Cosa Nostra, un nome su di me, mi pare che se ora se non no, mi pare che usava il tu assieme a tanti altri che usava anche il tu, cioè nei confronti di persone lui aveva un certo senso, diciamo, di extra, in modo particolare, diciamo, all'ambiente intimo di Cosa Nostra, e spesso era abitudine sua usare lei. Ricorda come Provenzano usava chiamare Vito Ciancimino, se a Vito Ciancimino dava il lei oppure usava toni confidenziali? Detto che non ho conosciuto Ciancimino, non ho assistito a incontri con il Ciancimino, diciamo che aveva per questo senso di rispetto che aveva nei confronti di Ciancimino. Ora faccio un discorso che fra l'altro diciamo che posso tranquillamente asserire che usava in lei. Vabbè, questo se lei lo sa, no. Se ha assistito a un colloquio o ha letto una missiva, altrimenti ipotesi non sono rilevanti per noi. Signor Presidente, io ho detto e ripeto, non ho... Che non lo sa, e quindi ci basta questo, ci fermiamo qui. Signor Presidente, prego, devo avvocato. Fare due contestazioni. Nel verbale di interrogatorio del 18/11/2010, pagina 18... viene posta la domanda che ho posto io prima, relativamente al fatto dei pizzini. Dottor Lari, lei è quello che... 18, prego. Ora, il dottor Lari inizia dicendo perché è quello che ne ha visti più di tutti. Ora, da quello che le ricorda, sulla base dei bigliettini di Provenzano sequestrati in occasione del suo arresto nel dicembre 92... lui interloquisce con i suoi destinatari o lei o altri uomini di mafia a cui lei doveva fare questi bigliettini, dando tu o normalmente lui le risulta che in determinate occasioni usasse anche lei? E lei dice: a me non risulta che usasse lei. E poi... No, prendiamo atto, ma non credo che sia necessario aggiungere altro. Bisogna vedere chi era l'interlocutore. Sì, per quanto riguarda Ciancimino, dottor, sì, se c'è qualcosa sì. Che riferimento Ciancimino l'ascoltiamo. Dottor Lari, che lei ricorda, lui parlava di Ciancimino, lui le parlava di Ciancimino, capisco, non è facile, quindi lei non lo ricorda, non lo dica, che sono dettagli, lo chiamava Vito, lo chiamava ingegnere, l'ha mai chiamato ingegnere? E lei risponde: io le ho detto in termini confidenziali, all'inizio dei nostri discorsi diceva Vito Ciancimino, poi successivamente, tanto i discorsi erano ravvicinati, che lo chiamava Vito. Parlando con Giuffrè con Provenzano, quindi non mi pare ci sia nulla di diverso rispetto a quello che ha detto, ovviamente che non sa come si rivolgesse Provenzano a Ciancimino. Se lei vuole fare una domanda poi su come gli veniva indicato Ciancimino nei colloqui Giuffrè Provenzano, la faccia, ma altrimenti non credo che sia pertinente. Mi risulta questo. Lei ricorda se ha avuto modo di visionare dei pizzini consegnati da Massimo Ciancimino
è da lui attribuite a Provenzano. Da lui chi? Da Massimo Ciancimino attribuite a Provenzano. Quindi consegnati a chi si riferisce all'autorità, all'autorità giudiziaria? All'autorità giudiziaria. Cioè lei ha avuto mai occasione di esaminare biglietti consegnati all'autorità giudiziaria da Massimo Ciancimino? Presidente, dei biglietti di Provenzano io in questo periodo, in questi 11 anni ne ho viste centinaia, ora non sono in grado di ricordare se tra questi ve ne siano dei miei, di Ciancimino o di altri. In tutta onestà in questo momento non mi ricordo, signor Presidente. Lei ricorda se in data 18/11/2010 ha reso un interrogatorio ai pubblici ministeri di Caltanissetta specificamente su alcuni pizzini consegnati da Massimo Ciancimino e da lui attribuiti a Provenzano? Ha detto che non ricorda, se c'è qualche riferimento specifico a taluni di questi pizzini, sì. Io lo faccio e lei... facciamo la domanda. Sì. Lei ricorda di aver segnalato ai pubblici ministeri un'anomalia costituita dal fatto, purtroppo signor Presidente siamo in videoconferenza, se no glieli mostravo, costituita dal fatto che in questi pizzini consegnati da Massimo Ciancimino si usa una sola lettera per individuare un interlocutore, per esempio la lettera M, mentre Provenzano normalmente ne utilizzava due, MM per fare un esempio. Quindi allora la domanda è questa, lei ricorda come, quale sistema utilizzasse il Provenzano per indicare in maniera criptica, da quello che capisco, un determinato soggetto, cioè con una lettera, due lettere, più lettere o altri sistemi? Presidente, se faccio l'esempio mio, Nino, NN, omettendo le voci. Omettendo le vocali, sì. Quindi sono due, però poteva succedere che nel momento in cui parlo di nome ora, sì. Nino e Nen, viceversa che si trattava di un cognome facilmente identificabile, magari che ne avessimo parlato prima, che mi veniva facilmente identificabile, parlo di cognome, poteva usare diciamo il cognome, l'inizio del cognome con una sola lettera, quando era facilmente identificabile, però in linea di massima. Per ipotesi Manuzza MZ, sempre parlo di discorsi miei personali, sì. Pietro PT per ipotesi, omettendo sempre le vocali, in linea di massima 90 su 100 diciamo che le lettere erano sempre due, come sto dicendo, sì. E fra l'altro si possono penso anche constatare dal discorso dei biglietti miei che sono state sequestrate. Prego, sì. Signor Presidente. Ma per quel che lei ricorda, in biglietti che lei ha ricevuto da Provenzano c'era qualche volta invece un riferimento a una persona con la prima lettera del cognome soltanto, quindi una sola lettera anziché due, o un sistema diverso? La memoria non mi inganna, a livello di cognome poteva succedere perché era più facilmente identificabile, quando si sapeva, perché giustamente se mi manda a me a dire di una F che io non so chi è, che sta a significare, non sarò in grado di capirlo. Allora, vediamo adesso la contestazione, a questo punto la può fare Avvocato Minio, se ritiene. Sì, no, va bene così. Va bene così, e allora possiamo andare avanti. Ricorda di aver rilevato un'altra anomalia rappresentata nell'assenza di errori grammaticali, errori di sintassi nei pizzini consegnati da Massimo Ciancimino? Presidente, mi scusi. Qui noi dovremmo mostrare eventualmente questi pizzini e fargli la domanda specificamente. Non lo possiamo fare in questo momento. Per quanto riguarda la sua esperienza, se sarà necessario, evidentemente ci sarà la possibilità di farlo, se voi lo riterrete, allora, se sarà ritenuto rilevante,
faremo in modo di poter proseguire in altra, in altra occasione l'esame, mostrando a quel punto i documenti, perché altrimenti le domande, così si rende conto, avvocato Miglio, restano un po' troppo... Questo... Io capisco la difficoltà della videoconferenza, ma a quel punto dovremmo... Vediamo di farla... Tra l'altro, mi scusi, ma i documenti a cui fa riferimento ancora non sono nemmeno stati prodotti al fascicolo per i dibattimenti. Quindi, a maggior ragione, dobbiamo ancora prima acquisirli, allora, e poi eventualmente esibirli al dichiarante. Sì, per quello che è la sua esperienza dei pizzini di Provenzano. Provenzano commetteva molti errori di grammatica e sintattici o pochi? No. Posso rispondere? Sì, sì, risponda, anche se l'ha già detto per la verità prima, comunque, risponda ancora. Se ho detto poco fa che era semi-ignorante, quindi mi sembra che sia... Evidentemente c'erano molti errori. Esatto. Lei ricorda come Provenzano scrivesse il participio passato, il passato prossimo, per esempio, ho parlato, scritto, incontrato, lei ricorda come lo scrivesse? Cioè, il participio... Avvocato, qua entriamo in un campo un po' difficile anche da seguire, in assenza dei documenti. Pure a me mi viene difficile grammaticamente seguirlo. Certo, ci rendiamo conto. Le dico... In effetti, se lo ritiene utile, poi il passo ulteriore necessario, se è quello di... produrre i documenti, mostrarglieli e fare le... Sì, no, io faccio solo e ottenere i chiarimenti, che qui in termini così generali si rende conto. No, signor Presidente, l'esalto. Solo questo, lei la frase "ho incontrato Provenzano", come la scriveva, con o senza l'H? O anche questo, in termini di assolutezza è un po' difficile porre la domanda, comunque vediamo un po'. Mi viene veramente difficile. Le viene difficile, allora si fermi qui. Andiamo avanti. Allora io devo contestare che in occasione sempre dell'interrogatorio del 18/11/2010 vede qua, pagina 28, veda qua a prima vista qual è questa, mi colpisce la scritta con la H, ho parlato. Il PM chiede perché la colpiva, perché penso, non è che sia tanto facile, ho parlato, mi pare, non è che sono letterato, questa è scritta correttamente, stiamo parlando dei pizzini consegnati da Massimo Ciancimino, che scrive correttamente "ho parlato", e poi anche qui come... Insomma, come impatto, lei dice, perché li vede i pizzini. Quindi abbiamo capito e manifestava alcun dubbio, però avvocato Mille, io su questo vorrei che noi invece ci fermassi, perché mi sembra un esercizio del tutto inutile. Vabbè, le chiedo se solo... avete interesse a questo, ad approfondire questo tema, in questo tema, acquisiamo, producete questi documenti, glieli mostreremo. Potrà a quel punto darci delle indicazioni più specifiche, perché altrimenti si rende conto che signor in questi Presidente, termini... Posso fare una precisazione? Mi dica. Cioè, non è che da un biglietto che è formato da centinaia di parole, se c'è una E con l'accento o una senza accento, io sono in grado di andare a stabilire se fosse di Provenzano o non fosse di Provenzano. Cioè io sono in grado di dare da un complesso di cose, di tutto il discorso. Quindi dal contenuto, in sostanza dal contenuto. Non solo da un insieme di... esatto. Quindi non ha bisogno di vedere il documento, evidentemente. Da una E accentata o da una O con l'H o meno, così mi viene proprio completamente, diciamo, ma poi è un'improvvisazione così che faccio, dal documento, come giustamente sta facendo lei presente, mi viene molto ma molto più facile andare a stabilire da un complesso di cose, diciamo. Va bene. Prego, allora sono le ultime tre domande sul punto, poi... lei, per quello che a lei risulta, Provenzano ha mai usato l'espressione "amico sen", dove sen sta per senatore? Dove? Nelle sue lettere, nelle lettere inviate a Provenzano? Sì, nei pizzini. Nelle lettere inviate a Gioffrè? Nei pizzini, sì. Allora, nella corrispondenza che lei ha avuto con Provenzano,
Le è capitato mai di leggere questa espressione, amico Sen? Nelle mie lettere. Nelle lettere che Provenzano ha inviato a lei. O anche nei pizzini da lei visionati. No, visionati su questi glieli mostriamo e poi va vediamo. Bene, allora... sono, ma non lo possiamo no, fare. Vabbè. Così, va così bene, non va ci bene. Siamo più. Certo, bene, no, la domanda bene. È se lei ricorda di aver ricevuto una lettera da Provenzano in cui era contenuta questa espressione amico Sen. Ripeto, non ricordo di lettere inviate a me con questa dicitura. Ed è sufficiente questo? Non ricordo. Allora mi avvio rapidamente. Le risulta che Provenzano si sia recato a Roma per incontrare Vito Ciancimino tra il 99 e il 2001? Non lo so. Perché nel verbale, un attimo, perché lei, la domanda è pagina 22 di quel verbale del 18/11/2010. Lei ha avuto notizia che il Provenzano si sia recato a Roma per parlare con Vito Ciancimino? Ha anche qualche elemento in proposito? Dice nessun elemento. A me non mi risulta che il Provenzano sia andato fuori per incontrare altre persone, in modo particolare a Roma. Non mi è mai stato. L'avvocato ha risposto, non lo sa, quando dice non lo sa. E questa è un'esclusione però. Allora, la domanda è questa. Lei non lo sa perché non conosce ovviamente gli spostamenti di Provenzano, oppure non lo sa o è in grado di escludere che Provenzano possa essere andato a Roma a incontrare Ciancimino, per sua conoscenza diretta evidentemente, non come ipotesi? Non lo so, so che il Provenzano è andato a Napoli, si spostava in determinate circostanze, però che sia andato a Roma a incontrare il Ciancimino non mi sento di dare una risposta affermativa. Benissimo. Prego. Nei vostri contatti tra lei e Provenzano vi sono stati vuoti temporali o vi è stata sempre una continuità, grosso modo, di contatti? Qua dovremmo essere un po' più precisi anche con i periodi. Soprattutto in quel periodo, 99-2000, ma in generale lei lo vedeva abitualmente? Tra il 99 e il 2000. Allora, ci sono stati dei periodi più lunghi di quelli che lei ci ha indicato, un mese, 20 giorni... o su per giù, durante i quali non vi siete più in... Sì, mi sembra che ho risposto anche, signor Presidente, nelle altre udienze, dicendo che negli anni 80, in modo particolare, erano dei discorsi più assidui. Poi per motivi di natura, che lui era la detante, io ero la detante, poteva succedere benissimo che stavamo ora, dei periodi diciamo più lunghi, non era più un discorso a livello di una settimana, ma poteva succedere benissimo ci si vedeva dopo 20 giorni o anche dopo 25 giorni, cioè non sono in grado ora di andare a quantificare i giorni, però tranquillamente poteva succedere. Negli anni precedenti, invece negli anni 80, questo succedeva in modo particolare molto, molto di rado, ma se succedeva come succedeva in modo particolare nel periodo estivo. Sì, va bene, negli anni 80 non è rilevante, si può fermare perché la domanda era riferita agli anni 90. L'ultimo argomento. Le risulta che Provenzano godesse della protezione all'interno delle forze di polizia? Su questo è già... da quando? Su questo ha ampiamente risposto prima, nella precedente udienza, non credo sia necessario. Sì. Far ripetere la risposta. È corretto affermare che godesse della protezione a partire dagli anni 80? Eh,
Vabbè, vediamo se Giuffrevole aggiunge su questo, ma vorrei che fossero fatte domande un po' più specifiche, avvocato Miglio, perché altrimenti costringiamo Giuffrevole a ripeterci tutto quello che ci ha detto nella scorsa udienza. Le chiedo proprio specificamente dagli anni Ottanta. Allora, negli anni Ottanta le risulta che Provenzano avesse qualche collegamento con le forze dell'ordine che gli potessero in qualche modo fare avere notizie interessanti per la sua latitanza? Si vociferava di sì. Le risulta che Provenzano fosse anche in rapporto con servizi segreti e si è fatto dei nomi? E ora non sono in grado completamente di precisare ulteriormente quanto io ho detto, non sono in grado di risponderlo. Sì, perché lei il 17 settembre 2009 a pagina 69-70 dice: non è che me l'abbia detto quando mi ha detto, è in missione, perché già c'erano dei discorsi di una trattativa. Mi disse che era in rapporto con i servizi segreti lui. E il PM chiede: chi era in diretto rapporto? Provenzano in persona. Quindi Provenzano le ha mai detto di essere in rapporti con servizi segreti? Lui personalmente no, e c'è sempre un discorso, come ho detto, di missione, che siamo in un contesto temporale un pochino diverso dalla domanda precedente, signor Presidente. Sì, e lo precisi se ritiene di precisarlo. Vediamo se si dice che negli anni 80, all'inizio degli anni 80, se io rispondo che si vociferava che avesse dei contatti con le forze dell'ordine. Poi un altro discorso è per quanto riguarda il discorso del Ciancimino, dove io lì ho un discorso ben preciso detto dal Provenzano stesso. Quindi sono due discorsi distinti e separati. È chiaro. Lei è in grado di spiegare, soffinendo, lei è in grado di spiegare come mai, visto che Provenzano si vociferava fosse protetto dalle forze dell'ordine fino agli 80 e addirittura, come lei ha riferito, avrebbe fatto sostanzialmente un accordo che prevedeva la sua immunità, ha trascorso la latitanza in diversi luoghi, Bagheria, Belmonte, Ciminna, Mezzoiuso, aveva paura di microspie e telecamere, come ho riferito prima. Non dobbiamo acquisire l'opinione di Giuffre su questo, quindi andiamo avanti, avvocato Miglio. Allora, tali voci che Provenzano fosse confidente delle forze dell'ordine proseguirono per tutti gli anni 90? No, non è che ora io sono in grado di dire quando è successo, come è successo, se è proseguito sempre, non è proseguito. Saltuariamente ogni tanto si affacciava questo discorso, si ci credeva, non si ci credeva. Sì. Vorrei sapere a livello di voce. Sì. Ma girava voce che Provenzano fosse confidente o fosse confidente specificamente dei carabinieri? In particolare, ora, se la memoria non mi inganna, a livello dei carabinieri. Sì, io le devo contestare che al Borsellino Quater, esame 14 giugno 2013, ha detto, pagina 117, avvocato non posso rispondere, cioè per alcuni versi, come notizie precise, che il Provenzano fosse un confidente del capitano, del generale Tizio, c'era una voce, come io ho detto, la vado a sottolineare, che girava all'interno di Cosa Nostra, una voce che parlava che potesse avere contatti con le forze dell'ordine, questo so, questo dico e non posso andare oltre. E poi dice, questo invece è a pagina 117-18 in prosecuzione, non posso rispondere perché si parlò a livello confidenziale, però in tutta onestà non posso dire né carabinieri, né finanza, né esercito, né niente, mi devo tenere a questo. E allora, chiarisca Giuffre. Mi sembra di averlo detto anche in precedenza, all'inizio degli anni 80 non era in grado io di dire con chi e con come, voce, forze dell'ordine, poi successivamente
quando nel secondo discorso Ciancimino il discorso è stato più chiaro. Prego. Quindi quando lei parla di carabinieri si riferisce a quest'ultima fase. Avvocato Mino. Sì, nell'ultimo periodo, quello del discorso di Ciancimino. Sì. Allora, lei che sempre sì, però un secondo. Perché chiedo scusa un attimo, signor Presidente. Perché lei ora ha riferito che, proprio parlando della missione di Vito Ciancimino, fece specificamente il nome dei carabinieri, ma io le devo contestare che al processo Borsellino Quater, pagina 119, si parla proprio della missione di Vito Ciancimino e l'avvocato le chiede un'ultima cosa: ha mai saputo che anche in epoca successiva di contatti fra Ciancimino e i carabinieri? Lei risponde no. Epoca successiva, che cosa? Chiarisca un po' meno. Anche in epoca successiva. La domanda è generica, come a dire, si sta parlando della missione e l'avvocato chiede, ha mai saputo anche in epoca successiva? Cioè, se... Volevo capire a quale epoca successiva si riferisce. Epoca successiva alla missione, perché si sta parlando in quel verbale della missione di Vito Ciancimino. Quindi dopo... No, quell'incontro, dopo che Provenzano parla con lui della missione, mi faccia capire un po'. Perché... Sì, signor Presidente, si parla in generale, ci sono domande sulla missione di Vito Ciancimino, l'avvocato chiede... Ma se è riferito al 92 è un conto, se noi vogliamo sapere dopo è un altro conto. Entrambe, perché dovremmo essere precisi. Ha mai saputo anche in epoca successiva, che penso significhi o contestualmente o successivamente... di contatti tra Ciancimino e Carabinieri. Cioè, se dopo quel colloquio che lei ebbe con Provenzano, che abbiamo datato nel 93 all'incirca, dopo la sua scarcerazione, abbiamo detto, qualche mese dopo la sua scarcerazione, lei abbia saputo di ulteriori contatti di Ciancimino con i Carabinieri? E confermo. Confermo. Sempre nel contesto, diciamo, di Provenzano. Quando da quel discorso... L'avvocato le ha contestato però che in quel verbale invece sembrerebbe che le abbia detto di non sapere per il periodo successivo, almeno nella fase successiva, di contatti di Ciancimino con Carabinieri. È sempre nel discorso che ho detto in precedenza, in un contesto precedente, non ho parlato di forze dell'ordine, nel contesto susseguente al discorso della missione ho parlato di carabinieri. Avvocato, andiamo avanti. Lei, che è sempre stato vicino a Provenzano, ha approfondito questo discorso sulla confidenza. Le chiedo specificamente, ha elementi di fatto che confermino o smentiscono queste voci secondo cui Provenzano era confidente delle forze dell'ordine? Elementi questo di... dovremmo fargli ripetere tutto quello che ha detto su determinate vicende, che non mi sembra il caso. Bene, allora io dico che lui nel processo Mori Obinu, udienza 7-10-2009, pagina 47, dice ma per me non è facile, signor procuratore, non so se la persona che dice queste cose le dice per vedere se la cosa che cosa dico io, cioè se può essere una trappola, dice lei, perfetto. Che poi successivamente a me poteva portare pure alla tomba. Qui si fa finta di non capire. Non avendo cose certe nelle mani, si va ad aprire un certo discorso all'interno di Cosa Nostra. Si può anche pensare anche a un discorso che non era il primo, di tragedia agli interni, appositamente per cercare di neutralizzare un uomo importante. Presidente, io ricordo quel passo del verbale. Credo che sia tutto affatto diverso, però. Perché il presupposto è...
che Provenzano chiede a Nino: Nino, ma tu credi a queste voci che io sono uno sbirro? E infatti la mia domanda era se ha elementi di fatto che confermano o smentiscano queste voci. E su questo ha già ampiamente risposto alla scorsa udienza. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Le risulta che in Cosa Nostra girasse anche voce che Brusca, Cancemi e Sino fossero confidenti? Sino sì. Di Brusca non mi risulta, di Cancemi non tanto. Sino sì. Sì. Lei ha già parlato del fatto che eravate convinti che Provenzano avesse venduto Rina. Io le chiedo se ha dei fatti, non delle deduzioni, sui quali avete poggiato tale convincimento. Vabbè, anche questa, andiamo avanti, perché è una domanda che gli è stata posta. Quello che sa lo ha riferito, quindi se c'è qualcosa da contestargli, sì, glielo contesto. Processo Moriobino, udienza 7-10-2009, pagina 74-75. Lui dice: non so da cosa maturavano questo convincimento. E ci fermiamo qui, perché non mi pare che abbia detto altro. Lei, mi sto avviando a conclusione, no? Lei, parlando con Provenzano, Provenzano le espresse mai preoccupazioni che Rina volesse ucciderlo perché riteneva che Provenzano fosse uno sbirro? No, aspetti, mi chiarisca, ripeto la domanda, che forse mi sono distratto. Sì, signor Presidente, la domanda è se Provenzano espresse mai a Giuffre delle preoccupazioni circa il fatto che Rina volesse uccidere Provenzano perché ritenuto uno sbirro. Sì, quindi ha capito la domanda, se Provenzano ha mai manifestato preoccupazioni di essere ucciso da Rina per queste voci che circolavano sul conto del Provenzano. La domanda è difficile. No, per quello che lei sa, ovviamente non vogliamo qui ipotesi, valutazioni. Se Provenzano le ha mai detto di avere questa preoccupazione, ce lo dice, altrimenti dirà che non lo sa e ci fermiamo qui. Diciamo che il Provenzano, almeno per quello che ricordo, non mi abbia detto che il Rina lo volesse uccidere. E qui ci fermiamo. Va bene. Posso aggiungere una cosa, signore? Prego, vediamo, sentiamo. Di contro posso tranquillamente asserire che il Rina un giorno mi ha fatto delle domande indiscrete sul Provenzano, e mi spiego. Voleva sapere... dice: vedi, io in linea di massima esco sempre di pomeriggio, di sera. Il Provenzano quando esce? Io, fra l'altro, questo discorso io l'ho anche fatto in altri discorsi precedenti. Ho fatto finta di non capire il discorso, è rimasto lì. Però questo, diciamo che almeno a me mi ha fatto capire tanto. Prego, signor Presidente. Sì, Provenzano... le ha mai detto il suo pensiero sull'arresto di Rina? Le ha mai parlato dell'arresto di Rina, il suo pensiero in merito? Allora, ha parlato lei direttamente, anche se su questo ci ha risposto. Comunque, ha mai parlato direttamente con Provenzano dell'arresto di Rina? Sull'arresto di Rina, sì, uno degli argomenti, diciamo, che il Provenzano si basava dopo l'arresto di Rina, diceva che non ci potevano essere dei cambiamenti di assetto dentro Cosa Nostra, che doveva continuare il discorso su Corleone. Il futuro assetto, diciamo, il posto di Rina fuori lo doveva prendere una persona di Corleone, quindi era un chiaro riferimento, diciamo, ad un'auto incoronazione da parte del Provenzano stesso. Prego. Ma lui la riteneva un dramma, una cosa tragica, una cosa positiva l'arresto di Rina? Io questo le ho chiesto.
diciamo che quando ho detto in virtù era stato un colpo, diciamo, ora non vorrei andare in controtendenza con noi non sentiamo più in precedenza. Ecco, questo è un discorso. Forse c'è qualche problema. Riprenda la sua risposta perché è saltato qualche pezzo di audio. Diciamo, non vorrei andare in contraddizione con quanto detto in precedenza. Ci sono dei discorsi che sono ufficiali, discorsi ufficiosi. Lui si dimostrava di essere turbato da questo discorso, appositamente perché serviva a sottolineare che il discorso doveva essere dopo Rina, doveva essere in continuazione al discorso su Colleone. Prego, avvocato. Sì, perché lei il 7/11/2002 a pagina 138 mi ha detto per noi l'arresto di Totuccio è un dramma. Noi abbiamo diritto dovere in certo qual modo di continuare la strada di Totuccio, anche se non... Mi sembra che non sia una contestazione, perché è quello che ci ha detto anche adesso. Lei è stato arrestato da quale forza di polizia? Carabiniere. Lei ha mai sospettato che Provenzano, oltre agli stragisti, avesse venduto anche lei? Componente della commissione, sì. Sì. Ma lei, visto che ha sospettato che Provenzano volesse vendere anche lei, ha preso qualche precauzione, tipo il non incontrarlo, il tenerlo a distanza? Nella distanza mi veniva difficile, data la posizione. Diciamo che dove io andavo, se non, o dove ero, se non glielo dicevo io, glielo dicevano altri, quindi giocavamo a carte scoperte, specialmente nell'ultimo periodo. Io sapevo di lui e siccome io da mafioso non ho mai venduto a nessuno. Però forse la domanda, Giuffre, mi ascolti un attimo, perché altrimenti giriamo intorno ai problemi, non riusciamo mai ad arrivare al nocciolo. Lei ci ha detto anche nella precedente udienza che ovviamente lei non sapeva, o forse anche oggi l'ha ripetuto, non sapeva dove Provenzano trascorresse la latinanza. Lei lo incontrava ma non sapeva ovviamente dove stava, se non genericamente. Provenzano conosceva invece il luogo dove lei soggiornava, per esempio, dove dormiva, dove trascorreva quindi la latitanza? Nell'ultimo periodo, ripeto, se non glielo dicevo io, glielo dicevano altri, quindi presumo di sì. Ma lei glielo ha detto? Lei glielo ha detto a Provenzano dove, in particolare dove si trovasse durante la latitanza? Al di là degli incontri, evidentemente. Sapeva che ero nelle mani dei Pravatà, che tutto passava nelle mani di Pravatà e di Gioacchino Umina. Quindi diciamo che il discorso lo sapeva, ma io sapevo altrettanto dove era lui nell'ultimo periodo, quando ho detto che dopo l'arresto di Benedetto Spero. Un minuto, lei sapeva chi fossero le persone che lo aiutassero nella latitanza, ma ovviamente non sapeva dove dormiva, sì. Per esempio, dove trascorreva le sue notti. Sì. Lo sapeva pure, signor Presidente. Lo sapeva pure, va bene. Andiamo avanti, avvocato. Quindi, allora... Ma tanto è vero, signor Presidente, sì? Mi perdone. Posso intervenire? A me non mi hanno arrestato dove che io stavo. Mi hanno arrestato dove io facevo gli appuntamenti, nell'ovile che gestivano i Pravatà. Mi è venuto questo... Quindi, cioè, non nell'abitazione, sì, ma nel luogo dove io facevo gli appuntamenti, che lo sapeva benissimo. Prego, la domanda dell'avvocato Miglia, che l'ha fatto prima, è questa. Lei ha sospetta che ci sia stata una soffiata riguardo al suo arresto? Ma in tutta onestà ho detto di sì. Ha detto di sì. Avvocato, ecco, Miglia, lei, può procedere. Sì, sto finendo. Dunque, lei ha già detto alla scorsa udienza di aver avuto rapporti epistolari con Provenzano fino a pochi giorni prima del suo arresto.
Quindi, io le chiedo, è corretto quindi dire che lei ha incontrato Provenzano, ha avuto contatti con Provenzano, epistolari e non, fino a poco prima di essere arrestato lei, Giuffrè? Gli ha anche messo a disposizione i luoghi per la latitanza, eccetera? È corretta questa affermazione? Su questo credo. È la verità questa. Non abbiamo sentito, Giuffrè, può ripetere? Quindi è la verità. È correttissimo. Quindi possiamo concludere che lei fino alla fine, cioè al suo arresto, si fidava di Provenzano? Diciamo, mi fidavo. Diciamo di sì, tanto è vero che avevo messo tutte queste a disposizione sempre. Perfetto, sono le ultime quattro domande e chiedo perdono. Se ho ben capito, Aglieri, Raffaele Ganci, Carlo Greco, La Barbera erano persone vicine a Provenzano, giusto? Raffaele Ganci non lo possiamo definire una persona particolarmente vicina al Provenzano. Diciamo che Raffaele Ganci, dopo l'arresto del Provenzano, del Salvatore Riina, e dopo diciamo le prese di posizione un pochino sruente che è antecedente alle stragi, eccetera eccetera, diciamo che successivamente si è avvicinato al Provenzano, tanto è vero che ho detto che c'è stato un incontro, sì, prima di essere arrestato. E gli altri tre erano vicini a Provenzano, Aglieri, La Barbera e Greco? Gli altri tre, per quanto riguarda Carlo Greco, per quanto riguarda Pietro Agliere, diciamo che il Provenzano era sì, vicinissimo, sì. Con la Barbera era... No, Michelangelo La Barbera, Michelangelo. Ah, Michelangelo La Barbera. No, Michelangelo La Barbera era, diciamo, il Provenzano nei confronti di Michelangelo La Barbera ne era critico, lo considerava poco esperto, però diciamo che era molto, molto legato al Salvatore Riina, tanto è vero che, come ho detto in diverse circostanze, Michelangelo La Barbera era sempre presente anche nelle riunioni in piccolo, sì, ristretto, che avvenivano almeno per quello che mi riguarda. Sì. Prego. Lei, le chiedo di spiegare, se riesce a spiegare, come mai Aglieri, arrestato nel 97, Greco, arrestato nel 96, La Barbera, Michelangelo, arrestato nel 94, vengono arrestati in epoca coeva, cioè nello stesso periodo degli stragisti, cioè Brusca 96, Bagarella 95, Graviano 94. Vabbè, non lo deve spiegare questo Giuffrè, non compete a lui. Le ultime due domande. Come spiega, Provenzano le spiegò come in concreto il potere politico avrebbe onorato gli impegni assunti, cioè lo avrebbe salvaguardato dall'azione... Anche questa è una domanda che è stata fatta, avvocato Mini. Evitiamo di riprendere argomenti già trattati. Provenzano le spiegò come faceva ad evitare che qualche carabiniero, qualche poliziotto, magari non informato dell'accordo, procedesse autonomamente al suo arresto? No. Ultima domanda. Come spiega che Provenzano, nonostante l'accordo, sia stato arrestato? Ho finito. Anche questa non è una valutazione che possiamo chiedere. Ho finito. Allora, quindi ci fermiamo qui. Adesso vediamo degli altri difensori o intanto i pubblici ministeri se su queste parti intendono fare delle domande. Sì, Presidente, soltanto alcune precisazioni, in particolare su quanto ha formato oggetto delle risposte al controesame di oggi, ma sono assolutamente poche, nuova domanda ai sensi del 498, avendo chiesto il pubblico ministero l'esame del Giuffrè. Prego. Signor Giuffrè, lei poc'anzi, rispondendo a una domanda dell'avvocato Milio a proposito della notorietà o meno
della condizione di confidente di alcuni uomini appartenenti a Cosa Nostra, Siino, Brusca e Cancemi, ha risposto: Siino lo sapevamo, Brusca non l'ho mai sentito una cosa del genere, Cancemi non tanto. Io le volevo chiedere una maggiore specificazione di questa sua risposta generica e in particolare le volevo chiedere se lei ha mai sentito da parte di Salvatore Riina, eventualmente anche in esito a riunioni della Commissione Provinciale di Cosa Nostra, formulare delle riserve sull'affidabilità di Salvatore Cancemi. Allora, spiego un po' meglio questo non tanto, che in effetti avevamo notato tutti, era un po' una risposta un po' ambigua. Che significa non tanto? Questo non tanto è riferito a discorsi esterni nel contesto commissione, tanto per fare una precisazione. Ora ritorno al discorso commissione. E ripeto, quando il Salvatore Riina asseriva che discorsi che venivano fatti in seno alla commissione, poi magari qualche cosa usciva fuori. Ora, in questo contesto mi sembra di avere risposto che non era un discorso, almeno per quello che mi riguarda, perché non è che Cancemi era quasi sempre presente, per quello che io ricordo, in seno alla commissione, che era stato additato perché veniva ucciso, se c'era un discorso a livello di sicurezza. Questo è poco, mi assicuro, signor procuratore. E è un discorso che, come ho detto la volta precedente, probabilmente che risultava che al, no probabilmente, sicuramente al Salvatore Riina risultava che vi erano dei discorsi che venivano fuori, ma non dovute all'interno, dovute a un discorso all'interno di Cosa Nostra, ma in modo particolare a discorsi che, con chi si parlava, ed in modo particolare sempre nel contesto delle famose microspie e nel contesto anche con chi si parlava, perché nel momento in cui si soleva dire allora che uno dice una cosa a un altro, uno messo accanto a un altro non fa due ma fa 11, come esempio, diciamo, che poi le notizie non si fermano più. Questo era nel contesto quanto detto extra, diciamo, all'ambiente di commissione. Diciamo che qualche voce ora, in buona fede, in mala fede, tragedia o meno, ci fosse. Viceversa, per quanto riguarda Angelo Siino, il discorso era più aperto. Tenga presente che, per quello che mi riguarda, Angelo Siino, tra l'altro, non era un uomo d'onore, quindi veniva magari più facile. Io di questo discorso, anche su Angelo Siino, diciamo che c'è stata qualche parola anche da parte del Provenzano, che le posso tranquillamente dire che Provenzano Angelo Siino non lo poteva vedere. Prego, signor procuratore. Solo per capire se è il caso di approfondire o meno l'argomento, intanto ci può dire quando, secondo le sue conoscenze, Provenzano durante la latitanza si sarebbe recato a Napoli, come poc'anzi ha affermato, in che periodo? No, non ho detto io durante, cioè so perfettamente che il Provenzano nel periodo degli anni Ottanta, ora con precisione non è, sono discorsi che mi ha detto anche lui, fra l'altro, sì. Vi erano dei dissidi tra Nuvoletta, le famiglie, diciamo, palermitane, e il Provenzano veniva mandato da Leggio, addirittura siamo ai tempi. Quindi di parliamo degli anni Ottanta, quindi ci possiamo fermare qui, perché credo che ha già risposto implicitamente alla domanda del pubblico ministero. Esatto, non ha niente a che vedere con le altre vicende attuale. Benissimo. Sì. Senta, Presidente, ho
ovviamente mi stopperete se la domanda fosse stata fatta e soprattutto l'argomento sviscerato completamente. Lei alla scorsa udienza comunque ha parlato del suo rapporto di conoscenza con Ciro Vara. Io volevo chiederle invece e ulteriormente quali fossero i rapporti, se ci sono stati, tra Ciro Vara e Bernardo Provenzano. Soprattutto mi interessa proprio negli anni 90, negli anni poi, diciamo dal 92 in poi. Se ne è a conoscenza. Ciro Vara, io lo conosco come uomo d'onore fra l'80 e l'81 a Bagheria. Questo è poco, ma è sicuro, come uomo d'onore. Come Ciro Vara lo conoscevo già da tempo prima. Come mafioso, diciamo, lo incontro a Bagheria e lo incontro al ferro, quindi nel regno di Provenzano, quindi nel regno di Madonia Giuseppe. E allora posso dire che Ciro Vara negli anni 80, o buona parte degli anni 80, fa parte della cordata di Madonia Giuseppe. Quando io parlo di Madonia Giuseppe parlo indirettamente anche del Provenzano, che sono un tutt'uno, come ho sempre detto, e lo vado a asserire. Successivamente, ora sul finire degli anni 80, ma in modo particolare all'inizio degli anni 90, ci sarà un brusco cambiamento fra Ciro Vara e Madonia Giuseppe, per riflesso anche del Provenzano Bernardo. E tanto è vero, cioè quando io parlo di un cambiamento, il Ciro Vara si appoggerà a quella parte che sarà del Bagarella, del Brusca, e tanto è vero che avrà a detta sua un ruolo anche nel sequestro del Di Matteo. Ora, il Madonia Giuseppe, che è in carcere, è venuto a conoscenza di questo, perché ci sarà anche un cambiamento nei rapporti tra il Madonia Giuseppe e Gela, fra le persone di Gela e il vicino al Madonia, al Provenzano e alla parte avversa, diciamo, al Madonia Giuseppe, che il Ciro Vara si era avvicinato. Allora, mi è stato detto espressamente da parte del Provenzano che il Madonia Giuseppe era molto dispiaciuto di questo cambiamento di strategia del Ciro Vara, e il Madonia Giuseppe aveva balenato la sua mente l'eliminazione del Ciro Vara in accordo, diciamo, anche con il Provenzano. Ciro Vara, capito questo discorso, poi successivamente cercherà di fare un passo indietro, cercherà di avere dei contatti con Benedetto Spera, cercherà di avere dei contatti anche con me. Abbiamo cercato di mettere la buona parola nei confronti di Provenzano per arrivare sempre al Madonia. Poi successivamente, diciamo, che il Ciro Vara sarà arrestato e quindi diciamo che mi sembra di avere messo in luce, diciamo, la metamorfosi che ha subito il Ciro Vara.
Spero di essere stato comprensivo. Ma in esito, nell'esprimermi. In esito a questo tentativo che lei ci ha spiegato, ha iniziato a spiegarci, di Ciro Vara di ricucire i rapporti con la fazione, diciamo, di Provenzano, anche attraverso Benedetto Spera, lei sa se effettivamente dopo la prima scarcerazione di Ciro Vara il problema fosse rientrato, i rapporti tornarono ad essere buoni o normali? Quando c'è un discorso del genere, i rapporti non sono mai tornati più, diciamo, normali. Vi erano delle cose di accomodamento, perché in modo particolare in quel periodo c'era un susseguirsi di arresti da una parte e dall'altra, l'arresto di Brusca, di Bagarella, eccetera, eccetera. Quindi quella parte, diciamo, è stata indebolita. E quindi, diciamo, anche per questo indebolimento, ma anche, diciamo, che dal lato di Madonia Giuseppe c'erano degli arresti, diciamo che il discorso si è tamponato, ma si è tamponato, diciamo, tranquillamente per discorsi tra me e le Ciro Vara, che io l'ho sempre considerato, io lo conoscevo anche da prima, diciamo, una brava persona, e lo stesso, diciamo, il Benedetto Spera, che abbiamo cercato in tutti i modi nei confronti di fare leva, diciamo, sul Provenzano, però diciamo che la macchia era rimasta sempre, signor procuratore. Senta, da un punto di vista dell'appartenenza territoriale, il paese di Mezzoiuso, quello di Campo Felice di Fitalia e quello di Godrano, per quanto lei conosce, credo che sia in grado di conoscere esattamente la situazione, a quale mandamento mafioso appartengono? Un leone. Lei sa se nell'ambito di questo mandamento di Corleone sia stato costituito a un certo punto una sorta di mini mandamento la cui reggenza venne affidata a qualcuno? Oltre a questi tre comuni che lei ha menzionato, Codrano, Mezzoiuso, Campo Felice di Fitalia, vado ad aggiungere Baucina. Quindi non sono tre, ma sono quattro, e sono sotto la gestione, diciamo, di Bernardo Provenzano. Prego. E in questo territorio, e per questo territorio, per quello che lei eventualmente sa, vennero attribuiti, prima del suo arresto nel 98, incarichi particolari a Giovanni Napoli? Napoli era considerato il rappresentante di Mezzoiuso. Prego. Senta, per una maggiore specificazione e per sollecitarle la memoria sul punto, quando lei è stato sentito in dibattimento in data 8 ottobre 2009 nel processo a carico del generale Mori e del colonnello Binu, pagina 64 della trascrizione, ha testualmente dichiarato: Provenzano si troverà a Mezzoiuso perché l'orticello del Provenzano, e colui che curerà l'orticello del Provenzano sarà Giovanni Napoli. Giovanni Napoli perché troveremo Campo Felice di Fitalia, Mezzoiuso, Godrano, un mini mandamento distaccato retto da Giovanni Napoli e quindi da Provenzano. Quindi la spiegazione del perché Provenzano se ne va proprio a Mezzoiuso, perché casa sua, e Giovanni Napoli sarà la persona che curerà nella zona gli interessi del Provenzano stesso. Allora, quindi la contestazione è questa, anche per ricordarla nella sua memoria, rispetto a quello che ci ha detto prima. Napoli estendeva quindi il suo territorio anche oltre Mezzoiuso, come sembrerebbe che abbia dichiarato nell'altro processo.
come ha dichiarato, non sembrerebbe. Napoli era considerato, ripeto, il rappresentante di Mezzoiuso, compreso, diciamo, si occupava dei due paesi in vicinanza, limitrofe. In più a questo territorio, sempre legato al via Rapino Pinello di Baucina, è stretto collaboratore del Provenzano e del Giovanni Napoli. Quindi, ma visto Giovanni che questo Napoli, territorio, scusami Giuffre, visto che questo territorio era affidato a Provenzano, qual era il rapporto quindi Provenzano-Napoli in sostanza, con riferimento a questo territorio? Nell'ambito del mandamento di Corleone. In questo territorio non si muoveva foglia che il Provenzano non lo sapesse. Quindi il tutto passava sempre tramite il Napoli, tanto che io in questo periodo che il signor procuratore sta dicendo ero in continuo contatto anche per motivi extra a Mezzoiuso, ma a Baucina e a Pino Pinello che aveva subito un attentato con il Giovanni Napoli. Quindi Giovanni Napoli era il punto di riferimento su quel territorio, ma diciamo che sempre su stretta osservanza del Provenzano, assieme a Pino Pinello. Pino Pinello si interessava, diciamo, di questo territorio, Giovanni Napoli si interessava anche di Baucina. Diciamo che vi era una collaborazione molto intensa tra Pino Pinello e Giovanni Napoli sotto la stretta osservanza del Provenzano. Prego. Chiedo il presidente da Milano, chiedo scusa. Sì. Solo per dare atto che alle 12.50 è giunto in saletta l'avvocato Federica Coppi del Foro di Firenze, nominata sostituto processuale dell'avvocato Cianferoni. Cianferoni, benissimo, ne prendiamo atto e ne lo attestiamo a verbale. E ridiamo la parola al pubblico ministero. Senta, signor Giuffrè, lei da Provenzano, ha sentito mai parlare del rapporto e della intensità del rapporto, naturalmente per questioni afferenti anche la vicenda delle società del gas o altre vicende di interesse mafioso, tra Vito Ciancimino e il figlio Massimo Ciancimino? La domanda per la verità è stata fatta, comunque vediamo di far non con riferimento alla vicenda del gas, ma insomma all'azienda del gas, ma è stata fatta in genere sulla conoscenza dei rapporti con Massimo Ciancimino. Comunque, se sa qualcosa con riferimento a questa vicenda, Giuffrè ce lo aggiunga. Non ho altro da aggiungere in quanto detto in precedenza, signor Presidente. E allora andiamo avanti con le domande. Sì. Un attimo solo, Presidente. Sì, allora intanto questo verbale utilizzo per una contestazione, Presidente, poi credo di poterne utilizzare un altro ancora più preciso. È un verbale reso alla Procura della Repubblica di Caltanissette il 18 novembre del 2010, pagina 16. Pubblico Ministero.
Le risulta mai se i figli o qualchedun altro gli scrissero mai qualche pizzino? Si parlava di Vito Ciancimino. Giuffrè, questo non mi viene facile, non mi risulta a me. Pubblico ministero, e le parlò mai Provenzano di Massimo Ciancimino? Quindi proprio la domanda che ho fatto io. Del figlio di Vito, Massimo Ciancimino? Giuffrè, diciamo che qualche volta, così sporadicamente, come una persona con cui il padre si fidava, e in modo particolare nel contesto metanizzazione e gas, su questo discorso, pubblico ministero, che cosa le disse? Che era la persona di fiducia, diciamo il figlio di fiducia di Vito Ciancimino, che si occupava, che seguiva questo discorso imprenditoriale, che diciamo interessava un pochino tutte e due, Ciancimino e Provenzano. Allora, sulla prima parte è quello che ha già detto, sul fatto che si fidasse, sul rapporto, credo non ci sia nulla da dire, da aggiungere. Su quest'ultima vicenda invece della metanizzazione, ricorda che Provenzano le fece questo riferimento specifico? Sì, confermo. Conferma. Senta, una domanda che credo non le sia stata ancora posta. Lei ha iniziato a collaborare all'inizio dell'estate del 2002. Nel periodo, diciamo, immediatamente antecedente alla sua collaborazione o nel periodo iniziale della sua collaborazione, lei era detenuto, ha già detto alla scorsa udienza. Io le volevo chiedere se ha mai in quel periodo, in qualche modo, eventualmente ci racconti gli episodi, subito all'interno del carcere degli inviti o delle pressioni a non collaborare o a non affrontare certi argomenti o comunque a interrompere la collaborazione, dei comportamenti che lei ha vissuto come una pressione sulla sua collaborazione già dichiarata e manifestata. Vediamo se posso essere abbastanza chiaro. Esplicitamente da me non è venuto mai nessuno, né all'interno né all'esterno del carcere, a dirmi di non collaborare. Questo è poco, ma è sicuro. Però, come detto questo, ora dico un'altra cosa. Sono stato oggetto per due volte dell'invito di mettermi un sacchetto di plastica in testa, quindi un invito a suicidarmi. E allora, come ho detto con estrema chiarezza ho risposto alla sua domanda, con estrema chiarezza voglio dire, dato che me ne sta dando l'occasione, di dire anche questo discorso dei sacchetti di plastica, che non se ne è più parlato completamente. Diciamo che questo è stato un discorso che mi ha molto amareggiato, molto colpito. Ma invito proveniente da chi, Giuffre? Che a questo punto lei deve chiarire evidentemente questa affermazione. Da tenere presente che cosa? Che si usavano dei sacchetti per la spazzatura forati. Nelle circostanze di cui io ho parlato, sono stati forniti dei sacchetti integri. Sì, ma da chi? Espressa volontà da parte di un agente del GOM, me ne ha dato un altro che io ho conservato sotto il lavandino, l'ho messo là sotto. Questo dice, ed era integro, questo dice te lo leghi in testa.
Vabbè, io l'ho messo sotto il lavandino. Poi, dopo la distanza di tempo, me ne ha dato un altro di nuovo. Integro di nuovo, dice, questo te lo metto in testa. Io l'ho messo di nuovo sotto il lavandino. Prego. Ha detto, ha già risposto anche alla sollecitazione del Presidente, quindi da un agente del GOM. Ma il periodo, lei aveva già manifestato l'intenzione di intraprendere la collaborazione con la giustizia e con i magistrati? Diciamo che io ho subito, come ho detto, un periodo breve ma intenso di travaglio interiore. Quindi era a chi osservava, era facilmente intuibile, cioè dopo un 15 giorni, 20 giorni che io ero a Novara, cioè iniziai un travaglio interno dentro di me, che poi è sfociato a distanza poi di un mese e mezzo da questo inizio, in una richiesta esplicita nei confronti, tanto è vero che quando io ho fatto richiesta di parlare con il procuratore della Repubblica di Palermo, dottore Grasso, questa richiesta non l'ho avanzata tramite gli agenti che vi erano lì, ma l'ho fatto tramite la direttrice del carcere. Adesso penso che è tutto documentato, appositamente perché non mi fidavo. Lei ha elementi che ci possono spiegare quello che di fatto, che ci possono spiegare quello che lei ha detto, e cioè che il suo travaglio che poteva portare ad un inizio di collaborazione con la giustizia fosse visibile nel momento in cui l'hanno invitata per due volte, diciamo, al suicidio? Veda gli occhi di chi osserva in un determinato lavoro, diciamo, magari persone esterne all'ambiente carcerario, determinate situazioni non sono in grado di percepirle, ma chi, diciamo, nei minimi particolari ne è in grado di percepirle perfettamente, specialmente quando sia nelle mie condizioni, che io ero avevo un repartino ed ero solo là dentro. E diciamo che poi anche questo stato di cose, perché tenga presente, loro osservavano me e io osservavo loro. Io con i miei occhi, che provenivano da un'esperienza ventennale di Cosa Nostra, loro dal loro mestiere che facevano. Da tenere presente, signor procuratore, che io non posso dire che tutti gli agenti del GOM siano delle persone. Io ho trovato delle persone del GOM che poi successivamente mi accompagnavano perfettamente, cioè questo mi è successo all'inizio, mi è stato poi in continuazione una guerra di logoramento portata avanti anche quando avevo iniziato a collaborare. Io ho usato un termine, il bastone e la carota, e siamo qua. Andiamo avanti con le domande. Senta, da parte mia un'ultima domanda assolutamente precisa e secca. Lei sa, o meglio, le faccio una domanda credo in maniera più corretta. Provenzano, alla sua presenza, ha mai espresso giudizi sul figlio di Vito Ciancimino, Massimo Ciancimino? Ha mai parlato, comunque, al di là di quello che poc'anzi lei ha confermato, ha mai espresso un giudizio di affidabilità, di stima o di inaffidabilità o di sistima nei confronti di Massimo Ciancimino? Sempre di stima,
anche se, come ho detto, lo vado a sottolineare, non ci sono state dei discorsi come il padre, ma anche del figlio, sempre discorsi di stima, mai discorsi contro. Quindi Provenzano, prego, esprimeva questo concetto di sua stima nei confronti di Massimo Ciancimino, in che periodo, se è in grado di ricordarlo, in quali anni siamo? Siamo nell'inizio degli anni 90. Senta, su questo punto della collocazione temporale, però lei in data 8 ottobre 2009, sempre nel corso dell'esame dibattimentale nel processo Mori, ha così risposto. Provenzano metteva in risalto la figura del figlio, che era persona particolarmente in gamba, eccetera, eccetera. Pubblico Ministero, riesce a ricordare quando vengono fatti questi discorsi sul figlio di Ciancimino dal Provenzano a lei? Probabilmente siamo negli ultimi periodi in modo particolare, ma anche diciamo quando vi erano 97-98, cioè non è che vado con precisione a ricordare. Capisco che anche in quei termini si era espresso con una certa dose di incertezza, però aveva fatto riferimento non agli inizi degli anni 90, ma al 97-98. È in grado di precisare meglio? Diciamo che facciamo tutte e due le precisazioni, che vanno sia per quanto riguarda il discorso sul finire degli anni 90 e anche discorsi all'inizio degli anni 90. Se la memoria non mi inganna, signor Procuratore, prego. Va bene, c'è qualche altra domanda da parte del collega dottor Teresi. Grazie. Ho fatto danno. Signor Giuffre, buongiorno, io sono il dottor Teresi. Soltanto due precisazioni. Lei, rispondendo prima alle domande dell'avvocato Milio, a proposito della informativa, diciamo, del rapporto mafia-appalti presentato dai carabinieri, ha detto che per quanto le risultava Mannino era coinvolto negli appalti. Allora, la precisazione è questa: intendeva dire coinvolto nel rapporto dei carabinieri o coinvolto invece nel sistema illecito di spartizione degli appalti? Diciamo che l'onorevole Mannino, assieme a Nicolosi e a Sciangula, erano coloro che si occupavano per il finanziamento degli appalti legati ad altri imprenditori, in modo particolare a Salamone e a Vita. Quindi diciamo che ne erano con la mano in pasta, prego. E quindi questo, in quella triangolazione tra politici, imprenditori e mafiosi, di cui lei ha già parlato, il tavolino per così dire? Vabbè, l'ho già detto implicitamente. No, nel senso che ha omesso la terza gamba, che era cosa nostra, ha parlato, no? Politici e imprenditori. La mia domanda è se si tratta di quell'incrocio a tre tra questi tre. Mondi, il mondo dell'imprenditoria, della politica e di Cosa Nostra. E confermo, signor procuratore, andando ad aggiungere anche qualche altro personaggio del mondo imprenditoriale non meno importante, che era Giovanni Bine, che era legato a Nino di Passo del Rigano e che il Nino Buscemi, e che il Bini era in rappresentanza della Calcestruzze Spa di Ferruzze. E ci potremmo mettere qualche altro imprenditore catalano e qualche altro. Va bene, diciamo, non è necessario che... su questo, non è il caso di approfondire qui. Signor Giuffre, lei sa quale autorità giudiziaria iniziò per prima le attività di indagini conseguenti alla presentazione del rapporto mafia-appalti? Tutto è partito, è stato presentato, come ho detto stamattina, se la memoria non mi inganna, è stato presentato
al procuratore Giammanco, ma che poi il tutto è finito nelle mani di Falcone e Borsellino. Ora, se la memoria non mi inganna, signor procuratore. Lei sa se lo stesso rapporto mafia-appalti venne presentato all'autorità giudiziaria di Catania? Catania mi pare che c'entravano i vari Rendo, i vari imprenditori famosi del catanese, quindi probabilmente sì. Lei sa se la versione del rapporto mafia-appalti presentata a Catania era diversa da quella presentata a Palermo? Probabilmente sì. E se ora... Beh, probabilmente lei o riferisce fatti che conosce oppure non... In che senso dice lei probabilmente sì? Probabilmente sì, e probabilmente, se ricordo bene, ci siano stati anche delle contrapposizioni sullo... a Palermo stesso, tra il procuratore Giammanco e il dottore Falcone. E addirittura mi sembra che il rapporto originario poi sia stato un pochino manipolato. E più di questo non posso dire, signor procuratore. Ho capito. Lei sa se... il rapporto mafia-appalti ha costituito oggetto di fuga di notizie in favore di Cosa Nostra, di alcuni esponenti di Cosa Nostra? Eravamo preoccupati, signor procuratore. Di questo rapporto eravamo particolarmente preoccupati. No, la domanda era se lei è a conoscenza del fatto che qualcuno, che qualche esponente di Cosa Nostra, sia venuto in possesso di questo rapporto prima che l'autorità giudiziaria completasse le proprie indagini. O durante le indagini, quando le indagini erano ancora segrete. No, questo no, ho capito ora, no. Però che ci siano state delle fughe di notizie, su questo ne ho la massima certezza. Mi ricordo per ipotesi Angelo Sino, che prima già era sul chi vive, quindi... ma anche all'interno di Cosa Nostra, quindi che ci sia stata un discorso a livello di tutto il fascicolo non lo so, ma che vi siano state delle fughe di notizie Cosa Nostra ne era già a conoscenza, questo sì. Lei sa se il canale attraverso cui sono arrivate queste notizie a Cosa Nostra era un canale dei carabinieri? Mi scusi, signor Presidente, la domanda è suggestiva. Tra l'altro, chiedo scusa. Ha già fatto la domanda prima, ha risposto su quello che sapeva. Non ho altre domande. E allora, avvocato Anania. Anche se io avrei bisogno ora a questo punto, per esigenze di altra autorità giudiziaria con il nostro imputato, di capire un po' quali possono essere i nostri tempi in modo che io possa, chi intende ancora intervenire. Poi ci sarà qualche... Poche domande. Va bene. E allora andiamo avanti, così vediamo di... Avvocato Anania. L'argomento è sempre quello. Provenzano vende Rina. E quale sarebbe stato il vantaggio di Provenzano? Anche questa domanda è stata fatta e ha risposto. Quindi a lei chi glielo ha detto che Provenzano ha venduto Rina? Come l'ha saputo? Anche su questo, avvocato Anania, non vorrei che facciamo ripetere a Giuffre tutto quello che ha detto in 3 giorni ormai, siamo al terzo giorno. Io non ricordo di averlo sentito. Se riguarderà la trascrizione troverà la risposta nei limiti in cui è stata data. Poi se in relazione a quella lei ritiene di dover approfondire, allora sì, ma far ripetere tutto con la domanda generica che gli è stata già fatta sicuramente no. Io appunto volevo su quella base, su quella domanda da chi ha saputo. Andiamo alla specificazione. È una cosa che poi avrei sviluppato. Da chi ha saputo che Provenzano ha fatto arrestare e ha venduto Rina? Anche qui, avvocato Anania, io anche perché lei il controesame lo ha già fatto.
quindi io ovviamente non voglio limitare assolutamente, quindi vorrei che si attenesse ai temi nuovi affrontati semmai oggi dall'avvocato Milio prima e quindi dal pubblico ministero, ma non vorrei ampliare e riprendere soprattutto tutti i discorsi che abbiamo fatto. I documenti trafugati, la mancata perquisizione, quindi i documenti trafugati in casa di Rina Salvatore dopo il suo arresto, lei da che cosa le risulta che Rina detenesse dei documenti in casa? C'era mai stato lei a casa di Rina? Sì, comunque ha risposto credo un no, ma per la verità anche questo, io non voglio fermare tutte le domande, perché su questa era una risposta secca e quindi la sto facendo passare, ma in realtà è stata esattamente la domanda che ha fatto l'avvocato Mil, ha risposto poco fa. Comunque, lei è mai stato a casa di Rina, quella dove poi risponda, Giuffre? Ho detto no, signor no, Presidente. No, ha detto no, quindi andiamo avanti, avvocato Anania. E Provenzano le risulta che sapesse dove abitava Rina? Meno questo, non lo so. Cioè non me l'ha detto mai l'indirizzo del Provenzano, del Salvatore Rina? Non ho capito. Non gli ha detto mai l'indirizzo di Rina, e lui comunque non sa se Provenzano ne fosse a conoscenza. Avvocato Anani, avanti. Sì. Lei nei giorni scorsi ha detto che c'era, si rideva, come fa a escludere che Rina sia stato arrestato sulle propalazioni del collaboratore di giustizia? Allora, anche questa domanda è stata fatta, avvocato Anania, non voglio... No, ha detto che loro ridevano... Ridevano, ritenendo che non fosse poi possibile. E da che cosa, da chi lo ha saputo invece il contrario? Ma tutto il racconto, dovremmo far ripetere tutta la vicenda su cui Giuffre ha ampiamente riferito. Poi la valutazione la farà successivamente su quello che ci ha detto. Però è inutile fargli ripetere quello che ha già detto. Senta, lei durante questo periodo, dentro quest'anno, legge i giornali, segue la televisione, segue tramite internet questo processo? Qualche giornale lo leggo. Qualche? Cosa che ho fatto... questo periodo. Vabbè, è sufficiente. E giornali che trattano argomenti di questo processo? Legge i giornali, avvocato, quindi questo già credo che le sia sufficiente. Non leggo giornale locale, leggo giornale nazionale. Repubblica lo legge? Repubblica lo legge? Repubblica lo legge. Basta Repubblica. Sente, lei poco fa ha detto, credo che sia una domanda nuovissima, Bagarella era amico di Ciro Vara, lei come lo sa, come risulta, dato che Bagarella lei non lo conosce, non l'ho mai visto? Sembra di averlo detto, avvocato, perché lo stesso Ciro Vara me l'avranno detto, ha parlato... al Presidente non basta, me l'avranno detto, chi gliel'ha detto? Sì, sì, adesso... mi sembra di averlo detto, lo ripeto, lo stesso Ciro Vara mi ha parlato... Del discorso che era stato consegnato il piccolo Di Matteo a lui. Ho capito. Mi sembra di averlo detto e glielo ripeto di nuovo. Quindi c'era uno stretto contatto tra Brusca, Bagarella e Cirovani. Va bene, non ho altre domande, Presidente. Allora, abbiamo i difensori di Ciancimino. Sì. Grazie, Presidente. Signor Giuffrè, è a conoscenza che il Provenzano, riferendosi a Vito Ciancimino, lo chiamasse con l'appellativo ingegnere? Sembra anche qua di avere risposto affermativamente di sì. Glielo disse lo stesso Provenzano? Pare di sì. Provenzano e Ciancimino, Vito Ciancimino, si incontravano frequentemente? Signor Presidente, scusi, sono tutte domande suggestive, però. Scusi un attimo, prima di rispondere. Diciamo. Signor Presidente, bisogna vedere con quali frequenza, insomma.
quella di prima e questa sono... Allora, ripetiamo la domanda. Ripeta la domanda, avvocato. Certamente. Provenzano e Vito Ciancimino si incontravano frequentemente? Rispondere, signor Procuratore? Sì, sì, prego, rispondo. Non sono in grado di rispondere a questa domanda sulla frequenza, non glielo so dire la frequenza quando si incontravano. So che si incontravano, però non sono in grado di... E lo ha già detto, lo aveva già detto nei precedenti giorni. Nei primi anni 90 si incontravano, lei sa dirlo? Non mi viene per niente facile, fra l'altro mi porta a dirle che quando era fuori si incontravano, però non so, fuori nel senso che non era arrestato. E non sono poi in grado di quantificare, cioè erano discorsi che non ho... Va bene, si fermi qui, andiamo avanti con le domande. E quindi neanche intorno al 2000? Se non è in grado di collocarlo nel tempo, mi sembra inutile insistere. Va bene, nessun'altra domanda. Avvocato D'Agostino? Sì, Presidente, in realtà io ho due brevi domande, però propedeutiche a queste devo dirle che avrei altre domande che però sono subordinate all'esibizione al signor Giuffrè di alcuni pizzini che sono stati consegnati da Massimo Ciancimino all'autorità giudiziaria. Quindi sotto questo profilo riterrei che sia opportuno che magari la signora vostra mi dica in che forma e in che termini è possibile fare ciò, perché buona parte delle domande che dovevo fare sono appunto subordinate a questa esibizione di questi pizzini che sono qua. Ma sono documenti che noi ancora non abbiamo acquisito. Sono pizzini che sono documenti che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero e che sono stati allegati alle alcuni verbali interrogatori di Massimo Ciancimino. Quindi ancora non fanno parte del fascicolo del dibattimento, per questo le dico eventualmente magari ritengo potrebbero essere esibite dopo che sono entrati nel fascicolo del dibattimento a seguito magari dell'interrogatorio del Ciancimino, non lo so. Quindi noi prendiamo atto della sua riserva, la mia ovviamente. Riserva proprio per questo, per lasciare traccia. Quando acquisiremo, quindi le prendiamo atto di rimanere registrata, quando acquisiremo questa documentazione in relazione alle esigenze che rappresenterete, evidentemente ci sarà la possibilità, se necessario, di sentire esibendo, quindi a questo punto non in videocollegamento, perché oggi in ogni caso, anche se li dovessimo avere, evidentemente non potremmo esibirli direttamente al Giuffrè e quindi avremmo difficoltà a procedere oltre. Quindi su questo prendiamo atto della sua riserva e anche la Corte fa riserva dei conseguenti provvedimenti al momento opportuno. Sì, allora signor Presidente, io prego. A questo punto ho solamente due domande da fare al signor Giuffrè, ovvero sia, senta signor Giuffrè, lei sa se Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano comunicassero anche tramite pizzini? Sì. Sa se se Massimo Ciancimino, il figlio di Vito Ciancimino, si occupasse per conto del padre di questo tipo di comunicazione tra lui e Provenzano? Tra il padre e Provenzano? Riterrei di sì, perché era la persona che il padre Vito Ciancimino nei confronti del figlio Massimo si fidava, quindi direi proprio di sì. La registriamo in quei termini, ovviamente, sul riterrei non ha elementi certi, quindi non le disse mai Provenzano di aver ricevuto messaggi di Vito Ciancimino per tramite del figlio? No. Non gliel'ha mai detto. Vabbè Presidente, io non ho altre domande, rimane quella riserva. Con quella riserva e poi anche noi ci riserviamo eventualmente al momento opportuno di richiamare, se del caso, Giuffrè, per integrare l'esame sotto quel profilo. Va bene, allora se non ci sono altre domande, mi pare che anche da parte nostra, mi pare che ci possiamo fermare qui e quindi possiamo concludere l'esame di Giuffrè, che quindi è autorizzato quindi ad allontanarsi, e possiamo anche interrompere il collegamento con il sito riservato che ha consentito la partecipazione di Giuffrè. Altrettanto.